Baffutissimi, benvenuti in questa nuovissima live, questa volta in formato verticale, per provare. Esatto. Siamo qui in compagnia di Juliet Smee. Ovviamente, prima di iniziare, fateci sapere se ci sentite, udite bene, se qualcuno è più alto o più basso, più a destra o più a sinistra, più su o più giù, più alto o più magro. Fatelo sapere, così aggiustiamo e poi si va. Bene, bene, bene. Innanzitutto, diamo il benvenutissimo a
Paltrinox, il benvenutissimo Ciao. A Achille Martucci. Ciao. Il benvenutissimo a Gabri Marionette, la benvenutissima a Emanuela Parini e per ora basta, per ora basta. Beh, tanta bella gente, ragazzi, sono molto felice di avervi qua. Oggi ci divertiamo. Allora, nel frattempo che metto la musichetta di sottofondo, Giuliano, tu hai qualcosa da dire intanto? Beh, allora, introduciamo quello che stiamo per fare, no? Praticamente, da quello che ho capito, Illumination ha rilasciato ufficialmente, no? Non è un leak. Bellissima la musica. Sì. No, diciamo, ufficialmente. Mezzo italiano. Ufficiale, cioè non è proprio Nintendo che ha mandato... Ok, cioè, ok. È un mezzo mezzo. Ma comunque nulla che infrangi la legge, hanno rilasciato tantissimi artwork e concept design per il film di Mario, che noi oggi analizziamo assieme, anche perché potrebbero, diciamo, farci presumere quali potrebbero essere i presupposti per il sequel. Sì, perché tutte le idee che hanno scartato qua potrebbero riutilizzarle tranquillamente. Assolutamente. Ci dà modo di conoscere più a fondo le intenzioni degli autori del film di Mario e quindi poter ipotizzare in maniera più concreta come sarà l'ormai ufficialmente annunciato sequel. Ok. Che, a detta di Miyamoto, vorrà espandere l'universo di Mario. Ciao Cosmic Copiote, benvenutissimo. Allora, di che si parla? Welcome. Ecco, appena detto Geno. Analizzeremo le concept art del film di Mario. Ne ho trovate un bel po', sono più di 100. Già, già. Quindi niente, direi di iniziare. Andiamo. Ovviamente sono in ordine random, così non hanno una sequenza specifica. Però, vediamo. Allora, let's go, already. Cioè, sento solo un audio. Che succede? Ok, ci dovremmo sentire bene in teoria. Forse tu sei un po' bassino, forse? Aspetta, se vuoi mi alzo io, un attimo solo, che metto un pochino di gain nel microfono. Vai, vai. Prova, adesso sono più forte? Dovrebbe andare. Prova. Ok. Ottimo. Ok, perfetto. Bla, benissimo, bla, bla, direi... bla, bla, bla. Allora, iniziamo con questo qua. Che è proprio uno screen, una foto. Il Blender. Che hanno fatto mentre stavano lavorando al film. Mamma, queste quelle cose che se le liccano sono guai serie. Vogliamo solo lo storytelling dei concept art. Va bene, va bene. Questo proprio uno sta lavorando. Zac, e ci hanno fatto la foto. Ma è una bella foto, voglio dire. Che poi... Ma allora, che programma è? No, ma la cosa bella è questo. Samsung, ok, usano un monitor della Samsung. Serve un monitor bello per avere un'idea di come sta venendo i colori e tutto quanto, no? Sì. Il programma non si capisce. Potrebbe essere Maya. Potrebbe essere Maya. Sotto c'è la timeline. No, mi sa proprio che è Maya, eh. O è Blender. È Maya o è Blender. Due sono le scelte. Blender no, perché lo conosciamo e non è Blender. Però comunque, diciamo che... Tutte quante le ossature, il rig di Mario è quello che c'è anche su Blender, sì. No? Cioè, esteticamente... Sì, alla fine è quello, è sempre quello. Avevi la scritta IK? Sai, sì. Cosa vuol dire IK? E le ossa che seguono la mano e non la spalla, giusto? Sì. Quindi, pazzesco, ce l'hanno fatto proprio come... welcome! Stiamo analizzando i leak, diciamo, tutte le concept art che abbiamo trovato del film di Mario. Esatto, sì. Quindi si pensa onestamente sia Blender. Se qualcuno di voi lo sa qual è il programma... Ma penso sia Maya. Maya. Sì, scusami, si vuole dire Maya. Noi siamo familiari quello... con Blender, ma non con Maya. Che usano, diciamo, a livello professionale. Quindi. Oppure potrebbe essere pure Cinema 4D, quell'altro certo. Programma. O anche un altro programma ancora, non lo so, più specifico magari. Bene, sì, comunque, sì, allora, sì. Poi passiamo avanti. Ecco, questo è lo screen del paese di Donkey Kong, che proprio possiamo vedere tutte quante le strade. Esatto, e qui sopra c'è... Comunque, computer Windows, giusto per... Ah sì, Windows. Sistema operativo. Ah no, è Maya, ecco qua, c'è la M. Hanno usato Maya per fare... No, vabbè, l'hanno fatto con Maya sto film, mamma mia. Hanno usato Maya, sì. Ah, perché è la M di Mario, in realtà. Giustamente. Il programma si chiama Mario. E quindi qua prendete cos'è tutta l'isola di Donkey Kong. Allora, possiamo dire che l'hanno realizzata proprio tutta quanta,
Non è che sai, sono andati in base alla telecamera cosa riprendeva e cosa no. Hanno proprio realizzato tutto quanto e poi, certo, ma serve farlo per forza, no? Chiaramente, sì. Se tu puoi muoverci la telecamera, si vede come tutto quanto collegato delle palafitte. Che comunque è low poly, questa è tipo la versione low poly giusto per dare l'idea. Sì, di questa qua è, diciamo, in viewport senza shader. Sì, sono... esatto. Poi nel rendering è diventato pazzesco. Bellissimo, mi piace molto che c'è la fontana, quella grande, a destra. Sai che, penso che il, diciamo... il parco a tema Mario in qualche modo riprenderà un pochettino il film. Infatti già si è visto questa, diciamo, l'icona di Cranky al... Sì. Ok. Proseguiamo. Molto bello, molto bello. Ecco, questo invece è il, un test che hanno fatto con il modello di Mario. Lo possiamo vedere davanti, tre quarti il, di lato. Il movie dietro. Mario. Mi piace che è molto simile al Mario effettivo, però è più, più cartone animatesco. Ovviamente, diciamo, i capelli sono piatti poi nel rendering. Possiamo apprezzare l'hanno. I muscoli del sedere di Mario in quel frame. guarda che glutei che ha scolpito. Mi sa, devono aggiustare il weight paint qua. Mi sa. Ne avevo visto uno di concept art del film con Reboot versione Luigi's Mansion con gli occhi viola. Sì, sì, poi ci arriviamo, ci arriviamo. Sono un bel po', cioè, ce n'è da dire. Ce n'è. Poi, la stessa ma con Luigi. Molto bello Luigi, devo dire. Eh sì, sono semplicemente... Cos'è scritto sotto? C'è pure il nome del file del render. Dove? Qua? Test 03L. Luigi's Ria. Luigi. Esatto, la reference, tipo. Bellissimo. Beh, sì. Ok. Poi. Aspetta che Paltri mi sta scrivendo cose. Paltri, che sta dicendo Paltri? Ah no, che forse, diciamo, era meglio mettere le immagini al centro e noi sopra. Ah, dici sì, per la chat, no? Sì, perché, diciamo, vengono un po' copertine, però vabbè. Mo non posso spostare tutto, se non mi esplode. Diciamo, vabbè. Allora, poi. Oh, ecco qua. Questo è uno storyboard che hanno fatto. Ciao Francesco Laversa, benvenutissimo. Voglio apprezzare Todd terrorizzato nella macchinina. Poi c'è Peach e Mario e Funky Kong. Aspetta, ma tu hai già aggiustato, non l'hai messo sopra la schermata e noi sotto, no? Perfetto. Sì, no, Patria aveva detto il contrario, noi sopra e le immagini sotto. Ah, e come mai? Non so, vabbè, poi vediamo, per mo va bene così. Allora, qua comunque come possiamo vedere che ci sono altri screen qua? Indecifrabili, esatto, però. Storyboard comunque sono questi qua. Sì. Allora, io vedo, penso, è il paese sì, di Donkey Kong. Però non si capisce niente, quindi... Sì. Non sono molto riconoscibili. Ora sono tutti quanti denominati e messi in una cartella. Sì. Ah, Jungle Kingdom. Si chiama così? Ah, non lo sapevo. Ah, non si chiama Jungle, il paese di Donkey Kong. Jungle Kingdom, quindi hanno chiamato così. Non so se è un nome provvisorio oppure una roba ufficiale. Però ha senso. Ciao Davide Melotto, ma le live sono in verticale ora? Sì, si possono fare sia live in orizzontale che in verticale. Oggi, dato esatto, che è un podcast, stiamo provando a farlo in verticale. Come va? Comunque, davvero, diciamo che gli storyboard sono fatti così bene che quasi quasi vorrei una versione in 2D del film. Sì, è vero, ma poi vediamo dopo che ci sono proprio dei clip degli storyboard. Ah, ci sono delle clip, quindi sì, non abbiamo soltanto foto. No, ci arriviamo. Cioè... Allora, ecco, questo è il paese. Scusate la risoluzione, praticamente... però questa c'era. Prendono il modello 3D del film e mettono uno sfondo bidimensionale per dare l'idea, no? Di come deve essere. E di questo l'hanno modellato già in 3D, poi questo l'hanno fatto in 2D. Esatto, cioè praticamente è un file di Maya che ci metti tipo il PNG dietro per decorare. Ecco, qua ci sono dei
concept della fauna, no, della flora. Sì, sì, bella questa fauna. La cosa positiva delle live in verticale è che non ci sono le pubblicità. Ah, puro? Okay. Davvero? Ah, quindi non sono monetizzabili? No, come no? No, penso che ci sono, eh. Ok, ecco. Queste sono diverse palme. Più piccoline, più grandi. Una storta, un ammasso verde, degli alberelli. Manca la palma che è messa dentro un vaso, sospettosamente. Che ah, è questa qua piccolina che non si vede qua. Che esce da un vasetto. Ecco, questo... questo... Ah, io vedo un ammasso di pixel sfocatissimi. Ecco, belli questi baobab con le liane che pendono. Roba strana, che roba rossa, viola. Quello è il cugino arancione di Donkey Kong Gobbo. Con dietro Ciuchino di Shrek. Non so, io tiro a indovinare, non si capisce niente. Cosa vi aspettate dal sequel spin-off? Dico così perché ho sentito dei rumor non ufficiali che dicono che il sequel sarà uno spin-off. In che senso? Ah, è vero, allora, molti... Esatto, ho sentito che... Cioè, praticamente non è confermato neanche che Mario e Luigi siano i protagonisti del film, eh? Cioè, allora, per me è chiaro, Però, siccome mi ha molto detto che lui vuole espandere il mondo di Mario, diciamo, e mostrare altre cose nel mondo di Mario, si pensa che potrebbe essere addirittura quasi spin-offoso. Allora, fare, allora, noi abbiamo visto che nel... Cioè, diciamo, è stato leakato lo storyboard che hanno detto che era proprio forse l'intro del film di Mario. Quindi, diciamo, il film, il sequel dovrebbe iniziare proprio che loro stanno nel deserto, in qualche bazar, così. E quindi si presume... E inizia direttamente là in quella scena. Hanno detto che era la scena di apertura, quindi, diciamo, come il primo è iniziato nelle nevi con Bowser... Il secondo dovrebbe iniziare con Mario e Luigi nel deserto. Ci sta alla grande, per me ci sta alla grande. Sarebbe un intro molto forte. Dovrebbe essere così, però ovviamente non è detto, sono sempre rumor. Però sì, quindi sì, Mario e Luigi si sono visti, quindi c'è, cioè, spin-off di chi? Cioè, su chi si incentreranno? Nel deserto uno subito pensa a Daisy, perché sarà Salend e questo e quell'altro. Cioè... Io non ce lo vedrei già di fare uno spin-off. Cioè, abbiamo appena iniziato. Non ce lo vedo uno spin-off. No, ma al onestamente secondo film. No, non lo faranno. Secondo me non lo faranno. Secondo me sarà molto molto Mario, perché deve vendere sto film. Deve vendere un sacco. Lo spin-off possono farlo dopo il terzo. Vediamo, sì, fanno esatto. Tipo una trilogia. E poi dopo, che ne so, fanno Luigi's Mansion. Donkey Kong più incentrato. Come hanno fatto con Shrek, praticamente. Shrek 1, 2, 3, poi Shrek ad Halloween. Cortometraggio spin-off. Tipo. Ah, vabbè, sì. Anche se tecnicamente Il gatto con gli stivali è uno spin-off di Shrek, che sì. Però poi è diventato un film fatto in Vabbè, però simili. L'hanno fatto dopo Shrek 5, cioè, per dire. Infatti, quindi ce ne passerà di acqua sotto i ponti. Non è che il secondo è già uno spin-off, cioè, aspetta, falli ingranare. Non hanno manco presentato la metà dei personaggi. Esatto, il primo film è Il Padrino, il secondo film deve essere Il Padrino 2, praticamente. Sì. Io penso che gli spin-off sono più produttivi molto più avanti fra qualche anno. Sì, sì, poi più avanti sicuramente, però per il secondo film non penso. Cioè, mo abbiamo iniziato. E non è questa un'occasione per lanciare Waluigi? No, Waluigi... penso... e ho notato che stanno andando molto lenti con la presentazione dei personaggi. Infatti io pensavo che già dal primo film si sarebbe Rosalina, Yoshi... Molta più gente. Invece, cioè, manco per Yoshi. Per non aver mostrato visto. Manco Yoshi vuol dire che proprio dicono, ragazzi, che qua aveva una gallina dalle uova d'oro, quindi, spremiamola lentamente. Quindi ho notato che... A meno che poi nel 2 li gira e mostrano il mondo, ho notato che vanno piano, piano. Certo, certo, certo. Quindi, se nel secondo fanno Daisy e Yoshi, nel terzo magari ci sarà Rosalina e Wario. E poi nel quarto addirittura Waluigi. Perché ho visto che se la stanno a prendere proprio con calma, quindi... Perché sei andata la musichetta? Sì. Anch'io la sentivo che si era fermata. Che è successo? Basta musica. Vabbè. Comunque andiamo avanti, che abbiamo altri 100 da analizzare. Sì, però vorrei rimettere la musica. Ok, torna. Se n'è andata così. Ma... Che schifo. Ok. Perfetto. Oppla. Bene, proseguiamo. Vai. Prossimo screen. Zap. Ah, questi sono i credits fatti però in 2D.
Executive in charge of production Marian Manzi. Quindi è, diciamo, un concept di sì. Credits, diciamo. Se ci va bene, Waluigi lo vedremo nel nono film. Se ci va bene. Se ci va bene. Oh mio Dio, speriamo bene. Che bello questo artwork, onestamente. Mi piace che Mario, che sono proprio disegnati nello stile sì. classico di Mario. Chiunque l'artista ha proprio colto nel segno quello che doveva fare. Bello anche lo sfondo in acquarelli. Mario che non adora i funghi. Onestamente questi credits sai che li avrei apprezzati altrettanto, eh? Sì, nessuno sta... Magari, che so, un po' animatucci. Sì, tipo come ho fatto io, diciamo, un po'... Sì, diamo lo qualche sfondo... qualche keyframe sì. qua e là. Anche se comunque il finale... Cioè, i credits di Mario Bros. Sono molto molto belli da guardare esteticamente. Sono davvero soddisfacenti. E mi piace che non mostrano personaggi, ma solo, diciamo, luoghi di scena. Molto bella come cosa. Ma tu hai mai visto Mario che mentre cavalca Yoshi spara pure palle di fuoco? Che distruzione. Però per cioè, questo qua avrebbe avuto senso se Yoshi nel film ci stava, no? Sì, infatti. Ok, questa è la scena di Mario Kart. Ci sta Peach sulla moto classica di Mario Kart 8 Deluxe e Yoshi sul... Quello è Yoshi, giusto? Ah. Yoshi è un po' strano oggi. Toad. Sì, sì. Qua c'è Donkey Kong. Yeah. Oh! Ok. Ok. Bellissima questa. Qua c'è Donkey Kong. Perché sembra ipnotizzato da Wario col pendolo? Poi c'è Diddy. Poi c'è Diddy. Ah, comunque, visto che da Rainbow Road è il design del Super Nintendo. Sì. Infatti anche il kart è quello del Super Nintendo. No, ma questi artbook, questi artwork così, io vorrei avere un libro illustrato. Cioè. Poi ci arriviamo che potesse ci sta l'artbook del film di Mario, solo che ancora non ce l'hanno fatto vedere. Tanto, cosa ce lo compriamo a fare se già... No, vabbè, vuoi mettervelo su carta. Ciao, Ladas! Certo. Welcome! Welcome to the stream! Poi, altre conto... Oh, il fiore di fuoco bruciato, appassito. Bello, molto bello. E sono praticamente dei girasoli una volta che si bruciano. Comunque, questo qua è il fiore di fuoco di Mario World, il design, o sbaglio? No, Mario World no, è tipo un tulipano in Mario World. Devo andare a lavorare con un cane, poi recupero la live, dite cose belle. Ok, è un obbligo, non è un invito, va benissimo. Solo diremo cose belle. Solo belle. Allora. Non te lo possiamo garantire. Allora. Poi ci sono pure i fiorellini piccolini. Perché c'è ringraziamenti speciali a Shigeru Miyamoto, sai quel tizio che ha contribuito un pochettino al film, no? Chi è Shigeru Miyamoto? Ringraziamenti speciali a Shigeru Miyamoto. Chris Pratt, grazie Chris Pratt. Prego. Per non aver fatto niente. E aver portato il caffè a Miyamoto. Chris Pratt si è svegliato una mattina e l'hanno inserito nel film. Perché c'è Chris Pratt nei ringraziamenti speciali, scusa? Non c'è manco Jack Black che ha fatto la musica. Cioè, grazie Chris, tanto. Allora, secondo me hanno messo nomi a casaccio, era solo, diciamo, per avere un'idea di come funziona. Ah, mettici Jack Black, cioè. Poi. Vedi che sono tutti quanti Seth special Rogen. Thanks, quindi mi sa che... Ma anche sono quelli tutti prima? Sono special thanks, sì. Ah, sì, ok, che era provvisore, sono fatti, sì. Sono tutti quanti provvisori, sì, sì. Chi è questo? Monkey Kong. Non lo so. Ah, c'è Luigi qua che liberava Cranky. Sarebbe stata un'ipotesi, no? E qua c'è Peach. Che senso? Che guarda Peach del film. Peach che incontra Peach del film. Ah, no, vabbè. Sì, perché il design è leggermente, vedi, più dettagliato. Beautiful. Oh, eccoci qua. Mamma, che c'è qua. Guarda che belli questi disegni. Che poi sembrano proprio screenshot del film. Eh sì, se guardate così piccoli, sì. Se guardate i piccolini, perché poi... Sì, questo è proprio per dare l'idea del render dei colori. Ma che bello, ma chi li ha fatti? Voglio conoscerlo e dargli uno Chris schiaffo. Chris ha messo in mori. Esatto. Allora, mi immagino nel secondo uno, film vai. Spike che viene scaraventato nel mondo di Mario e si trova nel deserto con Mario e Luigi. Guarda, spero che Spike torni un po' sarebbe di più. Bello, mi se... dispiace che l'abbiano poi sarebbe... buttato così, se qualcosa...
Sarebbe buffissimo se Spike finisce nei funghi terrorizzato. Allora, andiamo in ordine. Zoom. Che poi alla fine Spike tipo nei funghi tipo distrugge qualcosa con un chain chomp tipo palla chiodata. Eccoci. Che belli. Che bello questo RTX. Eccoci, questo è quando sono arrivato all'ingresso del regno dei Kong. Ma comunque sono fatti benissimo, cioè a parte che io vedo tutto sgranato, no? Però sì, a vederli in HD questi qua sono... cioè, sembrano screenshot del film. Sì, ma perché tu li hai visti in HD? In che senso? No, non ho capito, tu dici che li vedi sgranati, no? Sì, sono sgranati, non sono puliti. Okay, okay. Proprio di se fanno un artwork, un artbook, no? Li mettono belli puliti. Ah, certo. Sai che sono belli questi, la metto pure tipo come sfondo. Uno di questi che si prende un quarto di pagina, sai che sì, bellezza, no? Teoria, Daisy è la sorella di Peach, divise quando sono passate dal tubo da piccole, una va nel regno dei funghi, una sarà Rosalind. Sì, però c'è stata come la... Mario e Luigi. Cioè, però c'era la concept art che loro erano a scuola insieme. Esatto. Peach e Daisy, quindi in teoria non si sono smarrite, cioè si sono ritrovate. A scuola insieme nel regno dei funghi, si sono ritrovate, ma comunque c'è, cioè, Peach come fa a non sapere, cioè, penso che Peach conosce Daisy. Ah, ma... perché Mario è così buffo in questo screen? C'è il cappello che li copre peggio a faccia. Ok, questo è lo screen. C'è Funky Kong che li accoglie. Ma comunque è Funky Kong, no? Ni. Non c'ha la bandana. Eh sì. E non c'ha i Bermuda e la tavola da surf. Ma perché Mario è così? Ma cioè, fanno uno più buffo dell'altro, Mario. Cioè, Peach è tutta quanta bella, tipo arriva Mario. C'ha il professor Leto, gli occhietti strisce. Mi piace Todd messo nel passeggino dietro. Poi. Bellissimo, bellissimo. Cioè, volendo lo potevano animare tutto quanto così il film, Ma questi qua davvero rendono... Io, cioè, se è un film così, ma io me lo vedo subito, cioè, anche... Cioè, guarda qua, guarda qua, cioè... mettici qualche altro frame e... Cioè, penso che questi artwork onestamente servono a quelli che modellano in 3D per azzeccare la temperatura dei colori e, diciamo, i colori. Questi poi sarebbero i key shot, no? Dei momenti importanti da... Ma sai che ti... Perché dico, vedi, questo è uguale, me... vedi? Questa scena l'hanno fatta precisa e identica a allora, questo qua. Ti dico praticamente ti dico cosa hanno fatto. Praticamente questi qua non sono disegnati da zero. Loro avevano già il modello 3D e un artista ha disegnato a ridosso dei modelli 3D tipo in bianco e nero per scegliere la palette di colori, no? E poi in 3D l'hanno dovuto ricreare proprio prendendoli da questi screenshot, magari pure col conto a gocce, per avere proprio questo rendimento così. Sì, questi là sono proprio screen del film. Sì, sono uguali. Uguali, identici e precisi. Bellissimi. Fa anche con quegli occhiali, è stupendo. Ma c'è il semaforo. Eh sì, no, è quello del treno. Sì, infatti. Ding. C'era nel film, non ci ho fatto caso. Manco io. Ok, questo qua. Non ho ancora capito, questo sono capelli o un cappello? No, sono capelli. Ma chi è che ha lanciato la banana, Mario? Non mi ricordo, no? No, lui. Di che, no? Funky Kong. Cosa hai fatto? Hai distrutto la vita a un uomo. Mario e Peach tipo, che cazzo? Ecco qua. La rampa si sono lanciati da qua? Non mi ricordo, sì, che era, sì, più frontale, sì, sono... però. Allora, sì, no, loro arrivavano frontali. Però quella rampa mi ricorda un sacco il parco a tema Mario. Cioè, il parco a tema di che stanno costruendo. Ecco qua, questo qua. Esattamente, poi arrivano in questo modo. Col doppio deltaplano, tra l'altro. Nel film era uno solo? Non mi ricordo, però di sì, comunque. Che succede? Che sta succedendo? Pubblicità. Vabbè, c'è pure su Discord. Biscotti croccanti, signor. Bene, bene. Oh, ecco qua.
quando Mario arriva nel Mushroom Kingdom. Bellissimo. Vabbè, questi comunque sono screen del film, quindi non è, diciamo, non è che ci danno... Come screen del film? Cioè, sono praticamente, come si dice, sì, sono proprio fotogrammi del film disegnati. Sì. Vabbè, sono sempre belli da vedere, però. Sono spettacolari. Diciamo, nulla che non abbiamo già visto, però. Sì, niente che aggiunge alla nostra, diciamo, prior knowledge. Però guarda che sono belli, guarda Donkey Kong. Passaggio a livello. Passaggio a livello per smack gigante. UG paga YouTube premium. No, è YouTube che mi deve pagare a me. Esatto, il pesce smack gigante. Era un livello, no? Sì, però non nel paese. Sì, 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 sì. Comunque è bellissimo DK gigante con la messa a fuoco che lo fa sembrare enorme, sì. Oh, ecco qua, il concept della Mongolfiera. Della timidosfera, guarda Luigi. È un po' ingrassato. Vabbè, abbiamo capito. Tipo timidi. Che poi, cioè, per essere rapito dai tipi timidi è messo proprio male Luigi, perché... Che poi questo non è il design finale, perché il cesto... c'è un cesto al concept finale. È vero. Questa è la maschera di tipo timidi, se ci fai caso. Gli occhi, sì, e la bocca. Era molto carino, sì, però, sì, così, eh. Era più carino questa idea. Sì, no, è originale. Ma chi è questo? Guarda che c'ha delle lentiggini, Peach. Ah, ecco qua. Una... Vediamo. Questa, bellissimo, è la scena. Mamma, sai che casino puoi rianimarlo. Comunque si capisce anche come la telecamera gira intorno ai personaggi. Però vedi che la telecamera l'hanno fatta girare in una scena 3D? Sì. Perché vedi, lo sfondo è tridimensionale. E poi, sì, ci hanno disegnato sopra. E poi quello l'hanno poi rifatto avrebbero... in 3D un'altra volta. Stupendo. Beh, alla fine, certo, questo qua serve per forza. Se no, cioè, non puoi farlo da zero, diciamo, l'animazione in 3D. Ci hanno fatto prima tutto, diciamo, lo scenario in 3D. Poi ci hanno disegnato sopra. E poi hanno rifatto in 3D un'altra volta. Ma ti rendi conto che un'animazione così non si è manco mai vista tra tutte quelle fan-made su YouTube di questa qualità, di questa complessità proprio a livello registico. Ah, vabbè, registico sì. Perché davvero non ho mai visto una... Poi c'è, cioè, tutto quanto in piano sequenza. Bellissimo, posso rivederlo? Certo. Ti giuro. Zap. Perché ne vedo... Cioè, volendo una cosa così, sarei in grado di farla anche io, cioè, a livello tecnico, ok? Sì, perché sono bozzetti, cioè, non è che sono qualitativi. Sono bozzetti applicati a, diciamo, una telecamera che gira... Però è davvero spettacolare. Perché è tutto quanto un piano sequenza. Invece che hanno colorato Mario azzurro e DK di rosso, così si distinguono sempre dallo sfondo. E vedi come sono quasi sempre assieme. Cioè, è tutta quanto una cosa che fanno loro. Sono sempre inquadrati insieme. Prendono pure strade diverse, fanno, sì, cose diverse, ma è tutto comunque chiaro. Non è che tipo, c'è una cosa così, è facilissima che esca fuori confusa, che non capisci bene quello, sì, che dici, succede. Sì, ma che sta succede? Che stanno a combinare? E invece è perfettamente, cioè, avvengono 3000 cose, ma si capiscono tutte. E l'inquadratura cambia dinamicamente, perché la telecamera cambia proprio posizione. Ah, l'unica cosa che hanno aggiunto è che mi sa che veniva colpito anche DK, qua non si è visto. Ah, sì? Sì. Vabbè, però ci sta che hanno aggiunto qualcosina. Però, cioè, in linea generale... È esattamente questo, sì. Ok. Figata, davvero gran figata. Ma questi screenshot così di Mario sono oro, Stupende queste animazioni, anche se un po' grezze, sì. Sì, sì, sono proprio, diciamo, i concept per l'animazione finale, sì. Perché non è che parti e fai... si parte sempre da... dai bozzettini. Anche perché comunque una scena del genere... Che cioè, queste scene qua, sta Peach. Molte scene del film, come queste qua, no? Sono, diciamo, bidimensionali, nel senso che la telecamera non fa particolari movimenti. Sono inquadrature fisse
E quindi gli storyboard sono altrettanto fissi, no? Mentre quella scena di prima, c'è una scena d'azione, è la telecamera che gira da tutte le parti come in un film live action, no? Sì, se era... quindi valla a fare uno storyboard, valla a fare uno storyboard. Era più difficile fare lo storyboard che fare animato come hanno fatto loro. Certo, cioè per fare uno storyboard agente ti serve per forza un modello 3D del posto. Devi proprio giocarci con la telecamera, come in un film live action praticamente. Eh sì. Se no è un macello farlo... Cioè se non avevi la base 3D per questa scena qua era... Come te l'immaginavi, no, infatti. Dovevi prima, dovevi... No. Ah, questo è un altro. Epico. Peach incontro luce. La telecamera che si alza. Bowser che si avvicina. Reus shot. Telecamera che sobbalza. Ah, hai visto che se è visto tipo il oddio, la vetrata dietro che si crepava, non c'era nel film questo. Davvero? Non c'era? No. Lì vedi dietro a Peach che si, vedi. Non c'era nel film. Guardalo Jack Black. Che bella quell'inquadratura. Todd. Riapprezziamo Bowser gentilmente. A parte che fermo qua. Torna indietro un frame. Aspetta. Quando si vede Bowser in controluce. Sì. È il boss finale di Tropical Freeze. È vero, sì, ci sta. C'era anche la musica di Tropical Freeze nello sfondo, quindi ho fatto l'associazione immediata. Che tra l'altro si è fermato, non sento più niente. Ecco, hai nominato Tropical Freeze e si è fermato, eh. Si è sentito chiamato Tropical Freeze? Ah, riparte tra 10 minuti. Vabbè. Che vuol dire riparte tra 10 minuti? E si è stancato, ha detto basta, 10 minuti di pausa, gentilmente. Che no, perché è in live la musica, capi? Quindi c'è uno che la suona... Musica... Cioè, mi prendo un bicchiere d'acqua, un sorsetto. Ah, si fa la sua pausa, giusto? Sì. Stiamo pagando, che fanno? Gli permettiamo neanche una pausa nel concerto? Certo. Nei concerti pure fanno le pause. Sta suonando in live da mezz'ora. Diamole un po' di tempo. Allora. Posso rivedere la faccia di Bowser? Eccolo, guardalo che bello. Bene, bene, bene. Andiamo avanti. Let's ecco, go. Questo è perché dico che secondo me c'è un artbook già bello stampato. Ma questo è un artbook. Appunto, dov'è? Le vai su de Bowser a te immagine a fin de souligner la puissance et la pouvoir de retoutable adversaire de Mario. C'est moi, Mario. Ecco, questo è un artbook. È un artbook. Sì, è un artbook fatto e finito. E perché non ce lo danno, scusa? Che stanno aspettando? Guardalo bello qua, Bowser. Poi guarda che sono belle le statue, ognuna in una posa diversa. Qua c'è le, è vero, c'è le braccia sono anche incrociate. Questa normale, qua è la posa di Dance Dance Revolution Mario Mix che c'ha. Questa non me l'aspettavo. Qua c'è che si affaccia. Ma sta guardando a me. Bowser. Non rompere la quarta parete. Questa è la tipica boa la posa. Sì. Questa è la posa del super show quando sta per inciampare. Guarda che carino. Guarda, se saluto un nazista. Guarda che belli tutti quanti di Koopa. Control V, control C, control C, control... Ma Bowser alla fine non... Cioè, le statue di Bowser non erano nel film? Sì, però non avevano pose diverse, se non mi sbaglio. A Natale ci sparano l'artbook, speriamo. Speriamo. Sì, magari. Che poi questa scena non c'è nel film, perché Peach nel castello di Bowser così non si è vista. Esatto. Beh, era solo, diciamo, concept, sì. Quindi... Possiamo apprezzare come... Hanno scelto di fare un pianoforte che è 30 volte Bowser. E in scala con lui. Sì. Non credo. Ma guarda, un artbook del film venderebbe tantissimo, secondo me. Assolutamente. Venderebbe tantissimo.
Che poi questo è stampato su carta, quindi l'hanno fatto. Pure questo. Che bella Peach, devo dire. Perché Peach è una tuta spaziale? Che diavolo? Aspetta, vorrei lasciare via. Questo è il trono. C'era tipo Ah, ma una c'era tipo una tendina cosa, con tipo... una Oddio, questa è... corona. Idea scartata, Sì. Ecco, chiaramente. vediamo Peach. Dove l'hai visto con la tuta spaziale? Ah, che cos'è quella in basso a destra? Dalla Ah, la finestra finestra. dietro! Ah, mi sembrava il casco tipo Buzz Lightyear, tipo Sandy, non lo so. Ma perché c'è Peach Yoga? Forse non mi viene qualche scena Wii Fit Reference. Belle le gambe. Ah, vero? Sì. Mamma, tra poco esce il gioco di Peach, attenzione. 22 marzo. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Peach e motorino? Sì. Questo è quello che poi c'è nel film. Sì. L'universo di Bowser, ho letto cosa? Nice feet. Comunque ha davvero i piedi di una tartaruga, eh? Attenzione. Quelle piedi, quei piedi là non ce l'ha, cioè, è proprio da rettile, eh? Con la pelle, c'erano proprio i rettili così. Ecco. È un rettile Bowser. Guardalo che bello, guardalo che bello, Bowser troll face. Cioè, Maritaglio diventa un meme eterno questo frame così. guardalo Bowser pervertito. che bello, guardalo. Standard. Che succede? Ok, ho visto di che Molto bello Bowser, è vero. Molto molto buffo il design di Bowser. Sì, però il gioco di Peach devo migliorare il framerate o lascio perdere. Va a 30 fps, non ho visto cali, nella demo non ho visto cali Ma qual è il drastici. problema? Si sa che i giochi Nintendo non vanno a 120 fps, quindi cioè non. In effetti, beh guarda, potrebbe essere che lo migliorano, per esempio ora, conosci Penny's Big Breakaway? Il gioco platformer 3D fatto da Ah, quello che ha quello di fatto Sonic Mania? Sonic, ok, sì. Ha ricevuto un aggiornamento che lo fa girare a Sì. Ma 60 fps. poi quella di Peach era una demo, quindi può darsi pure che nella versione finale l'hanno. No, non penso, non penso. Ma secondo me Nintendo non importa troppo di Luigi's sto gioco. Mansion 3 andava a 60, no? No, andava a 30 Luigi's Ah, Mansion 3, 3. allora. Però Luigi's Mansion 3 non aveva cali di frame, era perfetto. L'importante è che non ha cali di frame, poi se va a 30 non è un problema. Sì. Guarda, secondo me alcuni giochi sono belli a 30. Per esempio, Persona 5 va a 30 ed è un gioco, diciamo, molto animato con le animazioni. Ho visto dei gameplay a No, 60, ma no, sembrava strano. Non so guarda, perché, più che altro sembrava allora, strano. 30, 60, 120, Sì. sì, però l'importante è che se è 30, rimane 30, se è 60, rimane 60, perché anche se è 60 e cala poi per di a 40, te ne accorgi, E poi è brutto anche là, è brutto, certo. cioè uno dice, gira a 60, però poi ci sono dei cali di 20, è brutto, allora su uno è meglio che è 30, però è fisso, Certo. 30 Farei una fisso. recensione sul gioco di Peach, chiede Francesco. Farò gameplay, probabili guide e probabile recensione. Vediamo. Però la recensione semmai è gioco finito, quindi. Però Certo, quindi... l'unboxing con una piccola opinione. Però la recensione poi sarà al In che senso finisce. l'unboxing con un'opinione? Se non l'hai ancora giocato? Le opinioni sono personali. Ragazzi, apriamo questo gioco. Oh, bellissima la cartuccia, 10 su 10, compratelo. Perché sembra depresso Bowser in questo frame? Sta andando a prendere la stella. Questo è il. Ah, sì, la prende e poi tarla, ratta, ratta. Here we Poi. go! Ok. Bellissimo. Oh, guarda questo design di Cranky tutto. Ah, con l'accappatoio. Ci poteva stare, però. Non so. Ma questi sketch sono davvero fatti in 2 secondi. Però sono bellissimi. Ma ci sta che vada a 30, ma nelle cutscene cala un botto. Eppure in c'è trasformazione della demo. Ma Ai le ai ai. cutscene non sono pre-renderizzate, scusa. Sicuro, No, quanto pare sono in game. Non so. mi sembravano pre-renderizzate perché c'era tipo una grana sopra. Ah, boh. Ma era la demo, quindi vediamo quella finita Sì, com'è. sì, sì. Oh, Luigi! La mia unica preoccupazione per il gioco di Peach è che sia troppo facile, perché la demo era troppo facile.
Non era... Luigi, che succede? Luigi! Luigi ha una crisi esistenziale. Mi piace come la freccia indica. Luigi passa da così a così. Smile. Non lo vedo che sorride. O Simplify, che c'è scritto? Vabbè. Bellissimo. Bellissimo Luigi. Perché si dice? Oh. È molto Mario 64 questo qua, eh. Sì. A Mario. Ah, poi questo qua non l'ho capito. Questo qua è uno screenshot di una storia di Instagram. Aprile 11 del 1900, non si sa quanto. Mi scrivo se mi saluti, dice Eli. Come? Hello! Eli, welcome! E ora ti scrivi. Benvenuta, Eli. Stiamo analizzando le concept art del film di Mario. Yes. Allora, questo qua è uno screenshot da una storia che hanno fatto, quindi può essere tipo uno che lavorava all'Illumination. Sai, mettiamo tu la storia che... Spero che non abbia combinato danno. Ma no, questo è scritto tre anni fa. Mo non so è questo screenshot. Quindi basta che il film era già uscito e ha fatto questa foto, ti guarda tre anni fa che stava a fare. Certo, perché il film, sbaglio, era in produzione per 4 anni. Erano 7 anni che già si sapeva che stavano lavorando al film. Esatto, comunque il prossimo dovrebbe uscire tra 2 anni, che è molto poco per un film d'animazione comunque. Però dipende che... No, perché secondo me a loro hanno già molta base. Il casting ce l'hanno. Molti modelli ce l'hanno. E molte idee già ce l'hanno perché le hanno scartate dal primo, quindi... È vero. È molto spediti. Più veloce di... Certo, quello è assolutamente vero, sì. Oh! Anzi, Mario dice... Allora, questo è orribile. Ma cosa c'ha, Mario? Possiamo dire che è orribile questo. Ma che cosa ne hanno fatto? Design scartato. Comunque il kart è quello... Questo qua si intendeva di design di kart, non di Mario. Sì, probabilmente. E questo è il modello 3D. Sì. Mario kart. Normal kart, ok. Beh, sì... È praticamente il design classico, diciamo, Mario Kart Wii, Mario Kart 8, però tipo rifatto, un po' diverso, stile sì. Più dettagliato, diciamo, adatto per un film, no? Eccolo qua. Scrive Sly, ma guarda un po' che fa da live in verticale. Buonasera Sly. Ecco, stiamo provando come stiamo in verticale, siamo un po' più slanciati, siamo. Beh, mi fa piacere sapere che Mario dei propulsori all'uranio. Mi saluti, sono Federico. Buonasera, Federico. Buonasera. Eccoci qua, altri concept del regno, del paese. Ma questo è davvero bellissimo. Qua davvero rende molto bene la palette di colori, effettivamente. È partito ora la musica di DK. Sì. Che succede? L'hai messo... No, è tutto automatico. Da sola. Ma questo che è? Il coco di cristallo. Forse è il coco dei cristalli del cartone 3D di che è uscito negli anni 90 per chi lo conosce. Capolavoro, andatelo a vedere. No, non lo trovate su YouTube in spagnolo, inglese e giapponese pure, mi sa. Guardatelo in spagnolo se volete farvi qualche risata. Molto bello. Anche se è molto generico, diciamo, cioè è tutto quanto, diciamo, ripetitivo. Cioè... Sì, questo l'avranno fatto... È giusto per avere un'idea del mood, diciamo, dei colori. Mi saluti, sono Michele. Buonasera, Michele. Oggi giornata di saluti. Salve. Oggi salutiamo tutti quanti. La gente entra, sì. Saluto a tutti quanti. Ecco qua. Ecco, questo è il percorso che hanno fatto Mario, Peach e Todd. Ha proprio segnato il percorso che avrebbero... Ah, beh, certo, ha senso, no? Allora, l'entrata... Questo qui, dopo tutto, è già un modello 3D. Allora, l'entrata... quindi qua dove si incontrano, il qua... gate dove incontrano, sì. Qua salgono, launching pad, qua fanno quel saltino là, poi swing, fanno quella curva pazzesca, sì. Dove Mario sta per cadere, sì, mi ricordo. Swing,
Ah, qua passano dentro, ti ricordi che c'è stata una parte buia? Che c'è scritto tunnel, infatti, tunnel. Ride Circuit 24. Circuit 24, perché 24? Fruit Store? Ah, dove c'è quello che passa, qua, li passano davanti, sì, sì. Mi saluti, mi chiamo Mattia. Buonasera, Mattia. Ciao, Mattia. Garage. Ci salutiamo tutti quanti. Molto generico. Garage, esatto. Garage nell'acqua, appunto. Là dove girano e poi fanno esplodere quello con la banana, qua prende la banana qua, mi sa. Sì, esatto. Poi quello là si schianta, qua e qua esplode, qua si vede la scena in lontananza che... Esatto. Geno stava per dire salve, salve, Salvino. Salve, salve, Salvino! Poi, per Flanders. Sì. Poi arriva qua, qua gira, gira, gira. Poi qua si vede che sgrana la marcia. Metti peso sul pedale e va qua dentro. No. Ah, qua c'è l'arena. Ah, è proprio là che... Certo, senso. Quindi da qua... Quindi da qua a qua, a qua all'arena. E poi qua... Un'isoletta che flutta. Però guarda, perfettamente senso che loro... Cioè, questo qua è un modello tridimensionale. Quindi no, immagino che per questa sequenza abbiano fatto come quelle che abbiamo visto prima, no? Con Mario e DK che si rincorrono, no? Sì. Avranno fatto volare la telecamera anche attraverso questo modello, praticamente. Per sì, girare per tutto vedere quanto. Come va. Come va? Tutto bene, stiamo analizzando le concept art che abbiamo trovato del primo film di Mario per vedere se ci sono indizi appunto sul sequel. Mo' queste sono cose che abbiamo già visto nel film, però più avanti ci sono anche altre concept scartati. Sì, 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 sì. Salve, salve Chris Boss Channel, benvenuto. User Jeff Bezos. A me mi si è rotto ieri il Nintendo. Mannaggia. Cosa tanto... Jeff Bezos? Che succede? Vabbè, Jeff, Amazon te ne darà un altro, sicuro. Per forza. Poi. Questo è un altro screenshot. Questo è fatto un dal disegno. PC. Sì, è un disegno questo, sì. Bellissimo. È un'altra illustrazione. Mario è il primo a farsi avanti, a bussare. Poi c'è Peach e Todd. Non sai, Todd non ha lo zainetto. Eh beh, sto dando un pezzo di Todd messo là, dico, vabbè, si è capito. Il fulcro, diciamo, che è l'ambiente e le proporzioni. Jungle Kingdom 39, entrata, SS, LAT, Constant. Ah, le SS c'erano, che diavolo. Bellissimo anche questo. Anche se comunque l'ingresso davvero si vede per 3 secondi nel film. Cioè... Però è lavorato, è lavorato. Il logo qua, l'ingresso, tutto quanto. Ah, questo è lo stesso? Beh, bello che abbia un ingresso il Regno dei Kong. Non me l'aspettavo essere un ingresso così. Ah, questo è lo stesso. Se è ripetuto un altro lotto, vabbè, abbiamo già visto questo qua. Ok. Ah, questo è, il continuo. Questo è il continuo qua. Qua è quando arriva da Cranky Kong. Guarda com'è felice Todd. Todd è tipo quella faccia default messa... Okay. Comunque le colonne non erano fluttuanti, sì, nel sì. Film finale. Sì, erano fluttuanti così misteriose. Sì, sì. Eccolo, Cranky. Bellissimo il design. Comunque devo dire che è bello il design di Cranky Imperatore, anche se... Sì, io non so, non so. No, a me piace. Sta... Ce lo posso vedere come Imperatore? C'è proprio il regno quello di DK. Siete bravissimi e anche simpatici. Dank. Grazie, Mattia. Thanks. Comunque devo dire che hanno davvero preso delle scelte, cioè, di libertà creativa, perché in Donkey Kong Country canonicamente Cranky Kong altro non è che letteralmente tuo nonno che sta in casa e basta. Sì, vai, col bastone che e in Tropical Freeze l'hanno fatto, diciamo, l'hanno reso giocabile un pochettino come zio Paperone in DuckTales. Ah, ecco, mi piace che in molti concept del film di Mario c'è sempre questa cosa di rendere Mario in pixel art. Bellissimo. Infatti qua l'ombra, seguendo i mattoni. Onestamente sono stupito che questa gag visiva non l'abbiano effettivamente usata per il film, perché sarebbe stata molto No, l'hanno carina. Usata, diciamo, quando ti rompe il muro di mattoni che fa la sagoma. Ah, è vero. L'hanno comunque riutilizzato, no, perché in qualche modo. Ho notato, sì, che sì. Sono pure altri concept più avanti, che ogni volta che ci stanno i mattoni li fanno sempre con la sagoma di Mario. Loro c'erano Miyamoto. Cioè, se dice,
Facciamo che da qualche parte compare Mario in pixel art. Allora, vabbè, vediamo che dovevo ci riusciamo a inventare. Perché è troppo iconico Mario in pixel art e va utilizzato in un modo o nell'altro. Anche questa è molto bella, che l'ombra era così e... Ma anche così è un'idea ancora, forse ancora più geniale. Cioè, nel senso, ancora più, diciamo, che ha senso. Sì. A voi piace Fortnite? Sì, perché c'è Snake e c'è Peter Griffin. Sì. Prima non mi piaceva. Però nulla di particolare. Facciamo così, noi di queste immagini non diciamo niente, passiamo avanti e basta. L'avete vista? L'abbiamo vista tutta. Allora, ecco, questa qua, di questa qua ne avevo parlato anche nel video che avevo fatto l'anno scorso, quando è uscita questa. Ah sì, mi ricordo che anche, c'era anche nel mio video dove ho fatto... Che c'è il Luigi Bros Plumbing. Ah, vero. Per, non ho capito. Che succede? No, pubblicità di cioccolato. Ah, okay. A posto. Sì, Luigi Bros Prime, perché diciamo che per chi ha visto il Super Mario Brothers Super Show, in un certo senso Mario non può gestirla quell'azienda. No, è Luigi che la gestisce. Fisicamente non è in grado Mario. Cioè, Luigi è la mente, diciamo. E Mario è il braccio. È il manager. Ma nemmeno. Il braccio lo fa pure Luigi. Mario è là per comparsa. Io mi aspetto dal secondo film tante cose, pure io. Yuji è un pro a Fortnite, adesso dobbiamo fare un 1v1, sì. Volevo sbloccare Snake, però era troppo complicato da sbloccare, si trova nel passo più avanti a metà. E vedo che lo andavi là e lo compravi. Esatto. Bella musichetta. Ah, questo è fondamentale, questo è proprio come lo rendiamo nel regno dei funghi in questo film. Mi piace che hanno scelto di renderlo verticale, sai? Sì. Perché altrimenti che senso avrebbe platformare, no? Cioè, se tu vuoi fare che Mario fa platforming nel regno dei funghi, se era tutto quanto pianeggiante, cioè vado a trovare una scusa sensata per fargli fare un sacco di tubi, no, un sacco di salti, un sacco appena di piattaforme. Appena era uscita la prima locandina, no? Del film di Mario, sì, che si vedeva che era in verticale, io subito questo tipo di regno qua strutturato così l'avrei voluto in un gioco, perché mi sembra molto ben stratificato. Cioè, guarda qua che strade che puoi prendere, zompettare, sembra prendere Dark i tubi. Souls. Sì, cioè, l'Accademia di Raya Lucaria. Cioè, per la complessità, questo qua sarebbe bellissimo averlo in un gioco per poterlo esplorare. Questo è, cioè, questo regno così densamente strutturato lo vorrei in un gioco 3D di Mario. Ma infatti penso che questa verticalità, più che perché nascere per fini puramente estetici, dici guarda è bello, è perché volevano che Mario facesse una sorta di viaggio per arrivare al castello. Cioè Mario doveva arrivare al castello, no? Sì. Se lui entrava nel regno dei funghi, come lo introducevano al mondo di Mario? Cioè dove saltare da una piattaforma all'altra, camminare su ponti sospesi di blocchi. Cioè dovevano creare una sorta di percorso ostacoli per Mario per arrivare in cima al castello. E per questo hanno deciso di mettere il castello su, semplicemente, secondo me. Sì. No, questo io veramente lo vorrei in un gioco, perché fare platformer qua in 3D sarà un... cioè, veramente... mi piace perché è molto denso e stratificato. Elden Ring reference? Sì, gliel'ho buttata io. Sì. Un Mario Souls, ma te lo immagini? Tipo che, non so, sconfigge un Dry Bones, si ricompone e compare la musica di Godric the Graft. E parte la barra rossa della vita. Oh, oh. E compare questo Dry Bones gigante, tutto strano. Sono un fan super di Super Mario. Mattia, mi sono iscritto. Ora ti crescerà. Siamo passati da 157 spettatori a 115, a 85, a 20. A zero, così tanti spettatori, scusa. Sì, ho visto pure io il counter prima, che era schizzato a 100 ogni tanto. Allora, ma siccome noi siamo adesso nel short feed, può essere che alcuna gente... effettivamente, sai come sono gli short, no? Sì. Fanno la picca, il puro. Sì. Quindi può essere che molta gente è entrata anche solo per qualche secondo, eh? Andrew, ma che sono sti due scemi e se ne va. Esatto. Se tu scrolli e vedi noi che facciamo... oh! Vai avanti, no? Ora, io l'ho fatto, quindi qualcuno potrebbe averlo visto questo. Infatti siamo scesi a 18, siamo scesi. appena l'ho fatto siamo scesi a 18. A posto. Oh, questo è un'altra... meraviglioso, ma che bellezza, ma che bellezza. Però, che sinceramente, colori. Questo è più bello su come è strutturato. Sì, come design ci sta. Ma questo è il retro.
Ah, è vero, è retro, sì, perché c'è il castello, c'è il lago a forma di A cuore, forma sì. di cuore, bellissimo. E qua c'è anche la zona, diciamo, più di pianura, diciamo, di campagna. Sembra la Germania, Che poi, praticamente. queste qua sembrano le case che trovi qua a mare, Sai che sembrano quelle di Dragon Ball, tipo quelle cioè. espansioni? Sì. Le case a mare. Ah, tipo in Puglia, come si chiamano quelle? Quella hai Sì. capito? Quella l'ha fatta così. No, comunque mi piace molto il design di queste case fungo, che però non è che sono tipo funghi, ci abitano le persone, tipo i puffi. No, sono proprio belle casette costruite con un design fungoso, che Sì. meraviglia, no? C'è il ponticello di Animal Crossing, è quello di Animal Crossing. Sì, è Ditemi quello uguale, è che volete, ma uguale. è quello di New Horizons, cioè preso e spiaccicato. Se fai così, Giuliano, stanne pur certo che arriviamo a 500 spec. Bene, Ah, sì, noi bene, abbiamo le nostre strategie per attirare le bene. No, persone. no, ci ho detto a Giuliano, esci i piedi a un certo punto. Ah, sì, esco i piedi, qua arrivano in 100. Oh. Che cosa c'ha, Toh? Perché li ha preso, dai? Che c'ha? Ah, no, sta sorridendo, ok, non mi sembrava, ok. Ok. Guarda che Che bello questo fungo bello. qua con le tendine che fanno, Ma diciamo. bellissimo, però, devo dire, Poi ci sta lo spremi agrumi qua. eh. Bellissimo. Normalissimo, spero. Cioè, ah, comunque la frutta di Mario Bros. 2 è il melone. Eh beh, dai, è solo un melone, non c'è bisogno che lo dico, è solo un melone. No. Le rape. Sì, la mela di Yoshi. Però Sì, il melone quelli classico. là non sono di Sunshine. Quali? Questi? I cosi, non so neanche come si chiamano. Sì. Questi sono. Sono Non dei meloni, sono sono dei tipi di comparsi in melone. Yoshi Island. Ah, sì, Yoshi? che tipo li mangia e poi sputa. No, quello è il melone, il No. watermelon. Ma Dove li avevo visti già questi qua? è Mario A Sunshine, ci parte sono sti Sunshine, a cosi. parte Sunshine. Comunque questa sembra una bancarella di Sunshine, è molto. Sì. No, davvero carino, davvero carino, davvero carino. Semplice, ma L'uva. funziona. Quindi fanno il vino. Buone, Buone, mi me la andrebbero due arance ricordo. anche a me. Bene. Sai che ti dico? Posso prendere una banana? Ecco Prendi, che ti devo. qua. Ah, ma ce l'hai già. No, l'ho presa dalla bancarella, no? Aspetta, rifacciamo allora. Zoom sulla bancarella e prendi la banana. Aspetta. Stai Vado, aspetta, in aspetta alto la però, banana. in alto devi prenderla. Vado, eh. Vai. Perfetto. Ragazzi, cose che si possono fare con la realtà aumentata. Quelli di Sunshine sono i durian, ma qui non sono. Durian! Qui non sono presente, ok. Non è questo il durian. Il durian è duro. Quello morbidian. Boh, non lo so. Ok. Andiamo avanti fino a Oh, che. un Che altro cos'è questo? store. Dove hanno comprato il pesciolino? Ti Il ricordi nel pesci film? vendono un negozio di animali domestici. È Penso di animali, ti ricordi nell'intro si vedeva che uno teneva nel sacchettino, nella boccia il vero! pesciolino che guardava storto Mario. È L'avrà vero, sì, preso che qua perché vedi, bello. ci sono gli acquari, c'è il Bellissima come cibo idea, però. in bustine. Davvero è carinissima come idea. Questo è lo stesso Toad di prima, proprio copia e È lui! incolla. Cibo dei marghi brughi. È presente Squiddy, il montaggio della sua vita è tutto Ah, sì. uguale. I meloni sono quelli di Sunshine, ma hanno un colore diverso. Vuoi fare expect easy? Adesso metti a full schermo Giuliano che mangia la banana. Vabbè. No, perché? No, perché? Che devi fare? No, aspetta, c'è la mia cam prima. No! Ma non lo fare, Perfetto. no! Va bene, ragazzi. Gustatevi me che mi gusto la banana. Che vi devo dire? Giulio mangia le banane ASMR. A cosa ci siamo ridotti? Andiamo avanti? Ciao! Ciao Chris! Tutto bene? Sono ancora inquadrato! Ok, Sono
sono ancora full screen che mangio le banane. Oh, aspetta! Che succede? È tipo la Iwata reference della vita. Esattamente. Ti ricordi? Sì. E c'era quel Nintendo Direct che teneva la banana in mano. Esatto, che finisce un trailer e si vede... come si chiama? La mia memoria. Iwata con la banana in mano, con un grappolo di banana in mano per 10 secondi. E poi cambia l'inquadratura, bellissimo. Comunque, qua c'è il distributore automatico. Comunque c'è la musica di Kashiwa, stiamo parlando di esatto, Mario. Esatto. ATM. Questo qua si è visto proprio nel film, effettivamente. Guarda, mi fa morire da ridere. Coins from Mario Game. Reference. Quella lì comunque è una sprite, io la conosco, di Mario Bros. 2 per il DS. Quale? New Super Mario Bros. 2 per il 3DS. Così. Todd? No, le monete. Ah, questa? Quella la pila, ti giuro. Sì, ti per giuro forza. Sulla vita. Ti giuro sulla sì, vita. Sì, no, è sicuro. Perché c'era la febbre dell'oro. Sì. Su parte le musiche di Zelda non ci azzeccano. Scusa, parte, lo so che ti piacciono, però non ci azzeccano. Sono belle, no? Ora tutto Zelda qua in avanti. Comunque, c'era una scena nel film, anzi anche nel trailer, diciamo. No, nel primo teaser, diciamo, mostrato ai Game Awards. In cui praticamente un Toad perde delle monete a terra. Mario gli prende le monete, però poi gliele ridà al Toad. Sì, è vero, sì, è vero. Anche quello ce l'avevo detto già. Che se tu non te lo guardi attentamente non ci fai neanche caso. Infatti non me ne ero accorto. Però se guardi frame per frame a rallentatore, te ne accorgi. Sì. Ma nessuno non lo vedi nel film. Nel film non si capisce. Non te ne puoi accorgere. Non te ne accorgeresti mai. Oh, altri. Questo è fatto un po' diversuccio. Questo qua. Sì. Luce al tramonto, che poi è rimasta anche nel film. Tra l'altro, in queste scene. Ma che bella sta messa a fuoco. Troppo figo. Ti segnalo la live, UG. No, Paltri, perché ho tolto le musiche di Zen. Addirittura. Oh, Mario. Oh, no. Tennis. Waluigi. Confermato. Allora, però guarda, com'è che non si è visto in tutta la concept art manco un Wario e un Waluigi? Non è che gli hanno proprio proibito neanche di pensarci a farli. Sin dal principio. Oh. Perché ho visto delle scelte creative assurde, dei personaggi oscuri, delle reference, ma Wario e Luigi non gli hanno proprio permesso. Se non hanno ancora pubblicato l'artbook, un motivo c'è. Come vedi che adesso sono cicciate quelli concept art di Daisy, quelli già c'erano, però sono cicciati solo ora. Quindi che ne sai che loro hanno fatto Wario e Luigi, però hanno detto mi raccomando, non fate vedere manco il piede di Waluigi, sono qua, esplode, si chiama Elon Musk, dice mi è crashato X, capi, quindi... Può essere, certo. Non è che hanno mostrato tutto il mostrabile, Alcune cose sai quante ne hanno fatte di cose. Materiale confidenziale. Sì. Sto vedendo se c'è ma proprio... senti il mio cane... Sì, ho ma sentito. Sta bevendo un cane da me o da te? Da te. Cioè, mi tolgo le cuffie e non lo sento più. Ah, no, ok, lo sentono, ok. Mi stavo spaventando. Ok, andiamo avanti. Ma qua a base c'ha la bocca chiusa. Design scartato. Minacciosissimo così, Con questa faccia non può minacciare, ma che hanno fatto? C'è sto artwork pazzesco in quella e poi c'è Bowser. Oh, ah, ecco. Il mio wallpaper, ragazzi. Questo è il mio nuovo wallpaper. Guarda che bello che è. Allora. Ci sono due Donkey Kong comunque. Tre, quattro, cinque. Dove? Allora, uno, due, tre, quattro. Sono tutti uguali. Eccoli qua. E poi perché è enorme, sono piccolissimi Mario. Peach, Mario e Toad. Vabbè, penso che sono cose di secondaria importanza. L'importanza è il mood, diciamo. Sì. E il dottore della peste, come? Dottore della peste?
Sì, la musica di Odyssey ci sta bene, ma in che senso il dottor della peste? Questo forse. Ah! Ah, la maschera. Ah, quella... ok. Penso, P. D. No, è una R, è una P. Una P, una P. Banana. Allora, vediamo quanti Donkey Kong ci stanno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Trova i Donkey Kong. 7 Donkey Kong. Ah, questo già l'abbiamo visto, questo qua. Mica più in HD questo? No, sempre. Sì. Ah, questo è il design delle montagnucce. Ah, ok, beh, ci sta, ci sta. Palm trees, trees, brush. What a tree. Piccolo, medio, grande, gigante. Poi queste qua sono con lì con le strade. Mines. Miniera, miniera. Ma chi li nota questi dettagli? Mamma mia, nel film finale. Cioè, li noti, ma non è che li processi size abbastanza. Perso. Posso. Size perso? In che senso? Ah, persona. Ah. Size? Dimensione perso? Perso? In che senso perso? Cos'è perso? Beh, persona, penso. Cioè... For person, sì. Version with rose and mines. Ah, cioè, sì. La versione nuda e la versione con... sì, la strada. Il percorso, diciamo. Ok, poi... Wall. Ma cosa sono le persos? Wall, rocks, ah, grazie. Materials. Gold. Gold. Waterfall. Non servivano sti nomi comunque. È per sicurezza. Ma non serviva. Lo sai come non si sa mai. Ma comunque è bellissimo. Questo design ti giuro che fa un sacco Tropical Freeze. Ma davvero, cioè, scusami, anche Returns su Wii. Palm Tree. Trees Jungle. No, veramente. No. Mi fanno ridere queste. Sembra tipo Dora l'esploratrice. Dove sta l'albero? Vabbè, questa stanza del trono ci sta. Ma che cos'è Size Persos? Non sapete che cos'è Persos? Ma è penso... è un'abbreviazione per persona, per farti capire la scala. Penso, può darsi, eh. Open Mouth o Butterfall? Invece come queste scritte sottolineano l'ovvio. Bellissimo questa inquadratura. Mario disperato. Con questa musica poi. Guarda Don come... Tozzo. Qua guarda i piedini piccolini. Tutto gobba. È bella questa qua, molto bella. Tutti wallpaper oggi, tutti. Una illustrazione veramente bella. Ah, comunque, guarda com'è. Ah, ma ci sono già i Kong seduti dentro, no? Sì. Comunque, è... praticamente un teatro, un anfiteatro romano. È Colosseo. È il Colosseo. È un Colosseo reso azteco praticamente. Guarda come Cranky non ha la tenuta da imperatore, ma è ancora Cranky normale qua. Sì, messo la solo placeholder. Questi pure qua tutti PNG. Mi fa ridere come Mario lo distingue a 300 km di distanza. Proprio per far capire quanto è iconico il suo design. Cioè, sono due punti bianchi, uno rosso, uno blu. Cioè, non è che... cioè, Mario, ti giuro, è fantastico come design. Cioè, proprio che... è il Colosseo, sì. Poi... ah, la Rainbow Road. Guarda che bello qua con le macchine in trasparenza che si vedono. Davvero, queste illustrazioni sono davvero mozzafiato. Comunque, guarda che ha i cerchi di Mario Kart Wii, sì. Della Rainbow Road di Wii. Che non sono finiti nel design finale, o sbaglio? Mi sa no, che non c'erano. No, non c'erano. Perché in teoria ti danno il boost questi cerchi qua, quindi... certo. Se li mettono, dovevano boostare i kart. Li avrebbero dovuto implementare nelle sequenze, chiaramente, in qualche modo. Sì, sì. Ok, allora, c'è la stella. Che ha, diciamo, una texture cristallina, ma comunque non compare nel film in quanto power-up. Come no? Ah no, sì, scusa. Si incentra tutto su questo. Stavo scherzando. E questo è il fulcro del film. I finally found it. Comunque, cioè, non è la stella. Cioè, sì, è soltanto una stella, ma non è che c'è. Cioè, sono così rare le stelle, non capire. Fiore di fuoco. Fiore di ghiaccio. Che è bello perché guarda qua, c'è la brina sulle sì, foglie. Esatto. Non è tipo questo, molto, però blu. È tutto brinoso. Che non si è visto nel film, però.
il fungo preso dal gioco, l'artwork ufficiale, da Mario Bros. Wii, preso il PNG messo, che poi hanno semplicemente levato gli occhi perché sennò era troppo cannibale come cosa. Sì, per i Toad, dicono. Ma i Toad e i fiori ce l'avevano gli occhi, però nel film sai che non mi ricordo se c'è sto. Sì. I funghi no, perché sennò dicevi che era un Toad. Sì, sì, sì. La foglia tenuchi ce l'aveva gli occhi nel film. Non lo so se è vista per mezzo frame, se vi... non vero. Mi ricordo se ce l'ho. E forse anche sfocata. La campanella non si è vista. No, Mario Gatto, sì, no, non si è vista, è vero. No, c'era Mario Gatto, però la campanella non si è vista. Oh sì. Esatto, è vero, mi sa che non si è vista proprio il power up, hai ragione. Non mi sbaglio, vista. Aspetta. No, perché non si vede Mario cosa prende, poi boom, sorpresa, esce il gatto. Era così, era fatto in sì. questo modo, sì, 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 sì. Miglior console Nintendo secondo voi? Che domanda pazzesca. È difficile. Potrei, ai, dire, ai, ai. Potrei dire DS, Christ. Come potrei dire Switch, come potrei dire Wii. Per me, oddio, non ce la faccio a rispondere, ragazzi. È difficile. Allora, per me i giochi mi... No, ma neanche. Lasciamo stare, guarda. Comunque, mi fa ridere come il fiore abbia avuto un redesign bellissimo dei petali e questo sono rimasti totalmente uguali e indifferenti. Alla... Sì, l'hanno presi dal gioco, detto, vabbè, tanto ragazzi... No, non è che mi serve. Perché la foglia, potevano fare un redesign della foglia, come hanno fatto qui con i petali, la foglia la potevano fare. È che si fare. Vede per mezzo secondo, mentre il fior di fuoco quantomeno ha un'importanza nel film, perché c'è il campo di fior di fuoco. Capito? Tipo questo e questo mi sarebbe piaciuto un redesign, perché tipo... Tipo la campella a gatto un po' pelosetta, non so. Sì, tipo... oppure più campanellosa, più realistica. Tipo che proprio una campanella che... Tling, tling, tling. Gioco preferito di tutti e due? Allora, Giuliano, penso che possiamo dire Mario e Luigi viaggia al centro di Bowser, di tutti e due siamo a posto. Di tutti e due? Sì. Ma non ci siamo mai accordati su un nostro gioco preferito, eh? Mario e Luigi viaggia al centro di Bowser. Però guarda, tra i nostri giochi preferiti, quel gioco c'è effettivamente. Quindi opterei per quello, mi dà tranquillamente, se no? Se dobbiamo scendere a compromessi, direi quello. Ok. Detto però così, poi il mio è Mario poi. Bros. 3. Il mio è Mario Bros. 3. Sì, è mio e poi Luigi's Mansion 3. Sempre chi piace Mario Luigi. Vabbè. Andiamo avanti. Finita la musichetta? Sì. tra 9 minuti. Vabbè. Ma perché si deve prendere le pause in musica? Si stanca, Giuliano, si stanca. Okay, lasciamolo fare. Andiamo avanti comunque. Noi ci godiamo. La bellezza è visiva oltre a quella sonora. Ecco con bellissimo. Eccola qua la bellezza visiva. Hai visto appena l'ho detto? Guardala che bella, Peach. Il full art ce l'aveva? Sì. Sì, sì, penso di sì. Bella, molto bella. Non è la mia tazza di tè, ma oddio. Oddio, cos'è questo art? No, la tua tazza di tè, che hai detto? Sì, è un modo di dire inglese. In che senso? Quando dici che una cosa non fa proprio per te, ma ti piace comunque. Cioè, not my cup of tea. Ma quanto dura da live? Non lo sappiamo. Possiamo dire che gli inglesi sono strani. Of course, sir. Quando dura la live? Quando finiamo le concept? Quando finiamo le concept? A quanto siamo su 100? Boh, non lo so. Non abbiamo idea di quando finiamo. Non lo so, possiamo stare qua fino a domani, non lo so. Andiamo avanti. Mamma! Ecco qua che scendiamo a 0 spettatori. Oh no. Cosa ho fatto? Guarda, ho sabotato lo stream. Guarda che carino il fiocchettino, però. Sì. Bah, è semplicemente Toad. Cioè. No, non c'ho niente da dire tutto. No, infatti. Perché questa faccia è sempre stoica. Invece che la padella. Ma la padella ha a che vedere con Toad? Aspetta. O se la sono proprio inventata nel film di Sanapianto? Padella. Perché la padella l'ho vista usare a Mario e Luigi in Game Watch Gallery 2. Nel minigioco dove si cucina, lì tengono una padella. Ma in Captain Toad c'è qualche padella? Non che io ricordo. Non mi sembra, no. Che poi devo ancora giocare a Captain Toad, ho giocato soltanto la demo. Penso che tipo l'hanno presa perché è piccolo e per lui la padella è un'arma. Sì, ma ci sta, cioè, ce l'avevo molto bene a Toad una padella, onestamente. Toad è più un tipo da cucina che un tipo da arma. Ma non c'ha le gambe. Quando mai Toad ha avuto le gambe? Vabbè, che... Eccolo qua. Hey, ciao.
Bellissimo, Cranky. Il design è interessante, devo dire. Cranky, mi piace invece che comunque gli occhiali, tipo, non c'entrano niente. Tipo Bayonetta, no? Ah, ecco, ma questa idea dell'uma sadico Che poi masochista. non ho capito perché Luma, cioè Rosalina non si è vista. Che poi aspetta. Volevano tisare Mario Galaxy per dire ragazzi, non ci siamo dimenticati di questo Aspetta. gioco, tranquilli. No, ecco, aspetta, perché c'è allora. E da notare che il film di Mario nei credits Sì. finisce con la musica di Mario Galaxy Ghastly Garden, proprio l'ultima Certo. musica che si sente. Tarara, tarara, sì. E poi che non si è mai sentito in tutto quanto il film. Cioè, una musica del genere non si è sentita in tutto quanto il film. E poi finisce con Luma che dice: ora il film è finito, siamo depressi. Per dirla. Ammazzatevi tutti! Il film è finito, uccidetevi! Nintendo denunciata per istigazione al Ecco, suicidio. vedi, allora, il primo film di Mario finisce con Galaxy, poi Yoshi e poi Bowser piccolino. Okay? Questo è come si è concluso il È film vero. di Mario. Ora, nel sequel, presupponendo per vero che quello era lo storyboard iniziale del film, inizia nel deserto, ok? Allora, come era finito il primo film, ci fa presupporre che nel sequel vedevamo Yoshi e Galaxy. Sì, corretto. Però come inizia il sequel, ci fa dire deserto, Daisy. Deserto Daisy. Quindi, come sappiamo ora, ci dovrebbe stare Ma Galaxy, Daisy e Yoshi. Galaxy Yoshi per me già è tanto per farci un film, E onestamente. quindi se abbiamo già Galaxy, Daisy e Yoshi, Per me la carne a fuoco è è già finito qua. tanto. Non vedremo Wario Luigi, non vedremo nessun altro, perché... No, perché se ci metti Wario Luigi addosso tutta sta roba No, 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 diventa. no. Poi, ma quando durerà Luigi's Wednesday? Vorrei arrivare a 100. Beh, durerà finché ci saranno argomenti Sì. di. No, praticamente. Allora. Gli sfavillotti sono bellissimi, Sì. vero? Vero. Mi sono dimenticato che si chiamassero sfavillotti in Sì, italiano, effettivamente. il fatto, no? È che allora, nel primo film cosa abbiamo avuto nel primo film? Abbiamo avuto Mario, Peach, Bowser e Donkey Kong. I principali. È la base praticamente. La base. Donkey E se andiamo Kong. in ordine di importanza, abbiamo chiaramente Rosalina e Daisy, che sono le. Diciamo, Ah, abbiamo avuto Pauline per poco. Che uno dice, ma come Pauline non è uscita, diciamo, demo? Sì, mo è ridebuttata, però in teoria è stata la prima, ancora prima di Peach. tecnicamente si sì, ha preceduto Peach e gli altri, sì. Quindi, diciamo, in grandi linee abbiamo avuto Mario, Luigi, Peach e Donkey Kong, in grandi linee. Poi c'è stato quel piccolo Spike che è stato il più bello di... È stato lo spike di views del film. Ecco, Capito la battuta? vorrei che quando introducono Wario Luigi... Non vorrei che li trattassero come Spike, ovvero che diciamo, si vedono Un easter all'inizio eggino, e poi alla diciamo. fine. No, quindi preferisco aspettare, che ne so, il quarto film per averli belli cicciosi, non averli nel secondo film e fargli fare la fine di Spike. Diciamo, si è visto all'inizio e alla fine basta. Cioè, non vorrei che quando li mettono li usano per questo. Vorrei A me che allora, gli se li dessero un usano, po' di diciamo, ciccia. può essere che li mettono anche solo come teaser, ma non vuol dire che non decidano di svilupparli magari più avanti. Però intanto te li teaserano. Ciao Super PlayStation Games, Alex Pippo Franco Grandotto, Ciao benvenutissimo. Crizzo! Ciao ciao. Ecco, quindi se nel primo abbiamo avuto Mario, Luigi, Peach e Donkey Kong, nel secondo, a quanto sappiamo, avremo Yoshi, Rosalina e Daisy e c'è uno spazio per un quarto. Volendo. Ovvero? Non lo so. Si è visto Bowser alla fine che era piccolino, quindi è probabile che ritorni Bowser semplicemente. Quindi sarà Yoshi, Daisy, Rosalina e Bowser. Sogghigno arriva di bel nulla. Capì? Potrebbero essere. Gabriel Marionette scrive confermo, amo Spike, disse Beh. Spike stesso. E quindi poi nel terzo, dipende da come finisce il secondo, potremmo avere.
Magari, che ne so, i Bowserotti, Bowser Junior Koopalings. e le principesse. Ma oppure, guarda, semplicemente aggiungeranno cose dei giochi di Mario che devono ancora uscire praticamente, no? Personaggi. Oppure è probabile che aggiungono anche un personaggio inedito nel film che poi fa, diciamo, al contrario, anziché dal gioco al film, dal film al gioco, un Certo, può personaggio. essere. Potrebbe anche Magari mettono un personaggio di un gioco al quale stavano ancora lavorando, essere. Quindi uno dico chi è quello, poi esce il gioco che... no? Che ne so, tipo nel film di Mario si è visto, si intravedeva in lontananza il Regno dei Fiori, poi esce Wonder, no? Tipo. Giustizia per Waluigi, sì. Cioè, Esatto. se, allora invece... Ma non è un po' troppo confusionario mischiare Galaxy con Sarasaland? Non è detto, dipende, va a finire Sarasaland, cioè all'inizio e poi non si vede più, capì? Non Ma è... no, ci cioè sono due regni, voglio dire, no? Cioè. Cioè, nel primo film di Mario che cosa abbiamo visto? Brooklyn? No, Funghi e Decay. abbiamo visto Brooklyn. È Brooklyn, Regno certo. dei funghi. Regno dei pinguini. Ah, vero, beh, sì, esatto. E... Donkey Kong. Praticamente Poi gli questi qua. altri sono stati solo, diciamo, E frame... Yoshi's Island si è Vabbè, intravisto in frame, lontananza, proprio un frame. Quindi in questo film ci potrebbe stare, nel nuovo ci potrebbe stare Galaxy. Anche? Galaxy e Sarasaland come prominenti, no? Sì, Galaxy Sarasaland, Yoshi's Island. Esatto, Yoshi's Island, diciamo, un po' forse di minore importanza, anche se onestamente penso di maggiore importanza, stando al teaser finale del film di Mario, con l'uovo di Yoshi che si spacca, referenza a Godzilla. Non lo so, non lo so, Strano. Andiamo avanti e scopriamo, andiamo avanti. Siamo fermi su questo frame di lume per troppo tempo. Allora, ecco, Dottor Mario, ecco. Dr. M, 555, esatto. Medical Office con le pille di Dr. Mario, chiaramente, le pillole. Che cosa? Non lo senti, non ti macchi, vabbè. Cos'è lo spot del. Lo spot di Dottor Mario, non lo senti, non ti manchi. Vabbè, sempre meglio del dottor Dick Balls. Andiamo avanti. Penso che nel secondo film facciano Sarasaland e Yoshi's Island, basta, poi come post-credits Galaxy. Ma Galaxy già l'hanno messo come post-credit, capì? È Esatto. quello il fatto. Ma comunque già è un mega teaser, cioè il film finisce con lume E se letteralmente. Canada, u canard. Semua, Wario! Bellissimo questa referenza da Kanto. Nintendo ci tiene molto all'epoca NES, perché beh, chiaramente. Sus. Oh, che belli. Eccoli. E questo diciamo che l'artwork proprio finale per dire ragazzi, il modello 3D di Mario avrà questo aspetto. Ci siamo decisi, questo è l'aspetto che avrà. Anche io. Ma questi qua sono 3D o No, sono 2D, sono 2D. no? Ok. Anche se io avrei accorciato un po' la salopetta a Luigi, ci avrei fatto vedere le calze rosse e bianche. Ah, tipo un esempio la Mario e Luigi Sì. buffetto, un po' più caricaturale. No, ma così ci sta, cioè, nel Sì. senso perché. Ma mi piace però che Luigi si vedano i calzini. Ma notare che vuol Luigi. Che lui... Aspetta, me. Ah, oh, no, non ce l'ho addosso adesso quelli di No, Luigi, no. che... Di vuol Luigi. No, io c'ho le calze di Luigi Ah. uguali. Non sai che Luigi c'ha la canottiera, Mario no, perché è più spavaldo. Luigi ci tiene di più, eh. Sì, è vero, Luigi sta un po' più al calduccio. Oh, questo è... Anthony scrive. Nel dubbio voglio Waluigi nel film, potrebbero pure metterlo visto che i film non sono canonici e purtroppo non lo è nemmeno Waluigi, ma Waluigi è abbastanza, non so, sai? La canonicità di Waluigi è Guarda, strana. io allora... per quanto riguarda Wario Luigi, secondo me c'è una probabilità grossa così che non vengono introdotti insieme. Separatamente. Potrebbero introdurre prima Wario e poi in un altro film Waluigi. Però effettivamente nei mainline Mario non ci sono nessuno, non ci sono entrambi, a parte Wario, Mario Land 2. Poi, aspetta, perché poi il fatto di Wario Luigi, no? Che stanno insieme, sì, stanno insieme, però in quale gioco veramente ci giochi insieme? Nessuno. No. Cioè, stanno insieme perché lo sappiamo, perché nelle cutscene si vede che fanno per dire
le cose losche insieme. Però in un gioco, cioè tipo Mario e Luigi, no? Viaggio al centro di Bowser, tu controlli sia Mario che Luigi insieme. Ma un gioco in cui controlli sia Wario che Luigi insieme non esiste. Nei giochi di Mario Mainline, se c'è Wario in Mario 64 DS c'è solo lui. Poi nei giochi di Wario Land, WarioWare, Waluigi non si vede. Wario World è solo Wario. Cioè gli unici giochi in cui si vede Waluigi sono gli spin-off di Mario. E negli spin-off di Mario tu puoi usare sempre un personaggio alla volta. Quindi diciamo l'unione di Wario e Waluigi, più che altro la facciamo noi, perché Waluigi è stato appunto creato per fare da controparte a Wario, perché a Mario Tennis 64 hanno detto abbiamo Mario e Luigi, Peach e Daisy, Wario e... Wario e... Wapich! No, Wario e... Wario e Waluigi. Esatto. E quindi sono stati associati insieme, però non stanno mai insieme, quindi potrebbero anche farli vedere in modo separato. Io spero li facciano vedere insieme, comunque, li annunciassero insieme. Sì, no, secondo me ci sta. Se c'è una gang di scagnozzi che lavora per qualcun altro, magari di più cattivo, che ne so. Cioè, io spero che, che quando compaiono insieme. Sì. Ho paura che tralascino Waluigi. Potrebbe succedere, eh? Smash è però, andata così. Però io dico, hai introdotto Spike, no? Spike è comparso in tre giochi. È vero, Spike non se lo ricorda nessuno. Spike non se lo ricorda nessuno, Spike. Cioè, nessuno... Allora, Spike non lo conosce nessuno. Spike lo conoscono quattro gatti che hanno fatto il video al riguardo e quindi poi l'hanno conosciuto gli altri, che già c'era. Ma pochi lo conoscevano ancora prima del film. Esatto. Era proprio... minoranza così. Una minoranza proprio piccola. Ma io ho come la sensazione che Miyamoto non vuole saperne di Wario e Luigi, sai? Ho questa sensazione, onestamente. Sono importanti, cioè potrebbero fare un film solo su di loro. Hanno, cioè, hanno molto potenziale. Io non li lascerei indietro. Io non mi fido di Miyamoto, non mi fido. Secondo me lui, per lui non esistono Wario e Luigi, perché non li ha creati lui. E che c'ha zi? Non so. Andiamo avanti. Confermo, faccio parte di quei quattro gatti. Beh. Ah, questo è lo screen, quello che è trapelato in questi giorni qua. Esattamente, recentissimo. Ho fatto anche il video al riguardo. Vabbè, però detto in breve parole questo, tanto già lo sappiamo perché è fresco. Cioè, Toadette, Master Toad, il tizio di Mario Odyssey, Daisy su Torcibruco come Waluigi. Poi c'è il Wiggler di Sunshine, molti nemici random. C'è il Marghibruco, la pianta di piragna, quella nera, quella piccolina, un Gomba con lo sfino in testa, Peach con il parasole di Super Princess Peach, Bowser che lancia il catagnaccio, reference Super Mario RPG, e Budi col design di Luigi's Mansion, e Luigi appeso Luigi legato alla prua della nave. Si chiama prua? No, ragazzi. Boh. Oh, vediamolo. Andiamo? Vai. Questi storyboard sono interamente in 2D. Questa però fa vedere un'entrata alternativa del castello. Ah, vediamo. Ah, quella che c'era anche di un'altra. No, un'altra ancora. Ah no, è Link to the Past che è... Ah, bellissima. Ok, sai che ci poteva stare un sacco. Però no, perché Mario è stato insegnato a fare a platformer dopo, da Peach. È ancora un pochettino presto per queste grandi abilità, no? Quindi secondo me per questo l'hanno scartato, perché ha detto no, dopo si perché impara. Se vedi questo dici, minga, allora già, che cosa vuoi di più? No? Cioè riesci a salire su dei blocchi fluttuanti che stanno precipitando, cosa vuoi di più? Quindi era un po' troppo presto. Simo Zelda potrebbe essere un'immagine scartata della battaglia finale. Sì, quella di prima sì, poteva essere. Ah, aspetta, guarda. Questo salto particolare. Aspetta, guarda. Questo frame in particolare, no? È molto simile a quello che poi durante la battaglia. Durante l'allenamento di Peach, no? Mario salta così e poi se lo mangia la pianta piragna. Sì. Ti ricordi? Sì. Ho un canale YouTube, ma ho pochi iscritti, però ci provo lo stesso. Vabbè, non mollare. Don't give up. Never gonna give you up. Tu
Le classiche ombre delle guardie. Ci sta, ci sta. Mi piace di più come poi l'hanno fatta a fine film, sinceramente. Sì, 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 no, è carina a livello cinematografico, però effettivamente narrativamente ha più senso l'altra. Ok, questa qua anche è una di quelli che è stata comparsa proprio recentemente. Quindi, però cosa di particolare? Vedi, c'è il re pinguino che non so, cioè, c'ha i fari negli occhi. È ciccione. Ora, è stato Kamek a ingrassarlo oppure era quel design originale pensato? No, penso sia Kamek perché c'ha i fari negli occhi, non penso sia il design originale. Che diavolo gli sta succedendo, boh. E poi questa è tipo una foresta, poi c'è il blue shell qua in questo arco. C'è la porta che si attiva col P-switch. Bellissima. Ma perché hai messo su, cioè... Questa musica rende tutto più buffo comunque. Comunque, bella la piattaforma a teschi, Mario World fluttuante. Però davvero, che diavolo stanno facendo il pinguino? Vuole avere una didascalia? Mi serve una didascalia, mi serve. Non penso che Nintendo veramente te la lascia Waluigi, pure nei film. Cioè, ci stanno peggiori più dimenticati di Waluigi. Nel primo film, come alcuni donkey... come alcuni donkey visti come easter egg. Ah, è vero. È evidente che hanno messo Dixie e Diddy come sì. Reference. Cioè, si sono visti in una scena quando sono importantissimi. Quindi può darsi che nel 2 abbiano una presenza più importante. I tassi della stanno PlayStation stanno facendo scoppiare. Sì, vogliono farlo esplodere con la PlayStation. Esatto. Ah, la PlayStation esplode. Infatti è malvagio la PlayStation. Mario Wonder adorato, giocato 2 volte di fila. Ok, questo streamato, adorato. Questo ho era... fatto una, mi sponsorizzo, ho fatto una recensione di Mario Wonder sul mio canale. Aspetta, metti in primo piano, vai. Cosa? Vai, prego. Ah, ok, vai. Ho fatto una recensione di Super Mario Bros. Wonder sul mio canale, dateci un'occhiata. È in inglese. Bene. Allora, ecco, questo era l'ingresso alternativo. Che praticamente sì. Mario entrava da questo tubo qua, si accovacciava con lo suo lavandino, si aggrappava alle pareti, lo lanciava qua, poi lo usava per flipparsi in alto. Però geniale. Usciva alla Snake, poi cadeva come un cretino e andava. Faccio vedere un po' più ingrandito. No, scusami, però come ha fatto attaccarlo al muro e poi a... Ah, cioè... Si è attaccato, no? L'ha afferrato con le mani qua. L'ha spinto giù, poi quando è salito sopra si è staccato, l'ha rigirato e l'ha rincollato. Oh, Mario. Cioè, Mario depresso, tipo preoccupato, e lui invece tutto quando è sicuro di sé. Sto vedendo le chat che c'hai sul telefono. Ma il telefono di Mario, ecco perché Luigi è preoccupato. Ah, ecco perché! Ti giuro, non ci ho fatto caso a questo dettaglio. Mario, chi è questa qui? No! È Paola, la cugina... della Sicilia, ti ricordi? Chi è Paolino 85? No, nessuno. 80, dovrebbe essere 81, no? Chi è Rosalindo Tennis? Non lo so, Luigi. Mario? Who is this? Ma quando faranno apparire Bowser Jr.? Ecco, Bowser Jr. poi c'è un altro problema, no? Devono giustificarlo come una madre, ecco, non lo so. Bowser Jr. c'è un altro problema. Cioè, non è che nel sequel, boom, Bowser Jr. Cioè... Perché se no uno tipo, è spuntato! Cioè, nei giochi ci sta pure. È perché appunto lui, cioè, Bowser ha come interesse romantico, Peach, capito? Cioè, con chi l'ha fatto Bowser Jr.? È uno dei più grandi misteri. No, Miyamoto ha fatto così.
si è indicato. Mm-hmm. Quando ci hanno chiesto chi è la madre di Bowser Jr., lui si è indicato. Non lo so. Comunque, allora, il problema è che adesso hanno fatto, no? Il telefono con la suoneria del GameCube, sì. E Giulio, lo sai che in questo periodo io sto giocando quello che mi avevi consigliato su Doki Doki Literature Club, presumo sia. Doki Doki Panic Mario Bros. 2, sì, molto bello, molto bello. E ecco, il problema è che hanno fatto, no? E non facendo vedere Bowser Jr. nel primo film, se lo facevano vedere nel primo film, dice, ah vabbè, c'è già. Però se tu me lo introduci nel secondo, dici, che è successo dal primo al secondo film che hai mai fatto cicciare Bowser Jr.? Non lo faranno mai, infatti. Capì? Lo devono giustificare, quindi... Per non giustificarlo non lo metteranno. Easy. Può essere che non lo si vedrà. È un po' un problema. Oppure lo giustificano. Possono fare quello che vogliono, no? E con chi lo giustifica? Un Bowser femmina uguale ma con rossetto tutto brutto. È un flashback di Bowser alla spiaggia con questa tizia. Ah, tipo si sono ubriacati e non si ricordava che aveva un figlio. Bowser Jr. un figlio di put. Che poi gli bussano alla porta. Chi è tuo figlio? Come no? Bowser scappa in Messico. E introducono Luigi. Ecco qua, visto? Hai visto? Bam. E tu torna tutto. Torna tutto. Abbiamo la sceneggiatura per il secondo film di Mario. Facciamo brevettare film dell'anno. Film dell'anno. Ecco, potrebbero introdurlo solo così, sinceramente. Oh mio Dio. Non so perché, ma in uno dei prossimi film di Super Mario mi piacerebbe vedere la Stella Oscura, Sogghigno e Compagnia Bella. Il problema è che quello della Stella Oscura è una storia a sé stante in un Mario e Luigi. A meno che non fanno una trasposizione di quella storia a film. Un po'... Ecco qua. Bowser che scioglie la torta. I finally found it! Now who's gonna stop me? Questo è felice, questo qua. Ah, ecco. Ecco qua. Questo qua... È partito uno spot, eh? Sì. Più flessibile. Intelligente. Non ti macchi. Fa tutto lui, vabbè. Allora. Andiamo avanti. Ecco, questo qua è uno di quelli che è comparso proprio di recente. Ah, sì, Mario Luigi da giovane. Da giovane. Che Luigi c'ha una forchetta e delle forbici per tagliarsi i baffi. E Mario dice, ma non c'ho i baffi lunghi come tu. Perché vedi, a Luigi sono cresciuti uno e due, a Mario invece piccolino. Esatto. Quelli di Mario poi diventeranno una nuvoletta praticamente. Sì. Ah, poi c'è questa scheda della fermata dell'autobus, molto minimal. Qui ci sta la mappa delle strade. Qui stavano già, diciamo, esplorando l'idea dei blocchi fluttuanti, come integrarli nella vita di Todd, praticamente. Sembra Minecraft, sai che sembra Minecraft sta cosa? Sì. Secondo me introdurranno mai i personaggi di WarioWare? No. A meno che non fanno uno spin-off proprio di WarioWare, non penso che quelli di WarioWare... Almeno che... Perciò io dico che ho paura che introducono Wario e Waluigi in momenti diversi. Perché Nintendo potrebbe fare una cosa. Potrebbe introdurre Wario come il capo di un'azienda di WarioWare. Che tipo magari si trova a Brooklyn in qualche città, dice WarioWare. E quindi là poi in quell'azienda ci stanno tutti quanti i personaggi di WarioWare. E di appunto... Sacco di gente però. Wario. Capì? Però come integrarlo in una storia in modo... Si potrebbero fare tante cose, ma dipende solo da come Nintendo le vuole fare, capì?
Perché a farlo si può fare, dipende solo Nintendo cosa vuole fare. Tipo nel primo film potevano mettere più cose, ma non l'hanno messe. Potevano farlo durare di più, ma non l'hanno fatto. Mette a full schermo Julie che canta l'inno d'Italia, cosa? No. Ecco. Ora canto l'inno russo. Ti concedo solo di cantare il pinball. Ma non c'ha, non c'ha dei lyrics. È senza lyrics. Ok, si può fare volendo. A cappello. Peaches, 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 peaches. E Waluigi starà sotto i ponti? Sì. Magari. Non lo so. Darsi. Io ce lo vedo come un poveraccio. I'm ruined. Quel tipo di personaggio. Il problema è che Waluigi, cioè, ogni personaggio lo possono introdurre in 4000 modi diversi, capì? È difficile capire come introdurre. Cioè, mo, per ti faccio un esempio, no? Mo, mi è venuto in mente. Introducono come i cugini di terzo grado, bullizzati e dimenticati. No, perché non sono imparentati. Ecco, mo, per dire, facciamo un esempio. Daisy, no? Mm-hmm. Prendendo per certo e sicuro per di questa cosa, allora, nel sequel inizia che Mario e Luigi sono a Sarasaland in un bazar e incontreranno Daisy, ok? Prendiamo questo, diciamo, per sicuro, confermato al 100%, no? Ok. Ok. Come verrà introdotta Daisy? Verrà introdotta, sarà come la Peach, sovrana del regno? Che vanno al castello, questo e quell'altro, oppure cambieranno un po' le carte in tavola facendola tipo, che non so, che è una... tipo una furfante che si aggira nei bazar e fa cose loste. Bella idea, questa è una gran bellissima idea, però perché mi dovrebbe derubare il suo regno? No, e poi mettiamo che dopo alla fine del film diventa la sovrana di Sarasaland. Che ne sai come realtà... sono andate le cose? Oh, oddio, che tipo, in realtà ancora lei non è la sovrana, ma lei, a differenza di Peach che è arrivata là, l'hanno accolta, l'hanno amata tutti quanti. Lei è arrivata là che doveva sopravvivere, quindi tipo, questa tizia selvaggia nel deserto, tipo. Quindi ammetti che, tipo, che non so, Mario e Luigi là sono nel bazar, cioè, poi c'è un vicoletto, ci sta una tutta in coppia, venite qua, che so, li truffa, poi loro la rincorrono, la potrebbe anche venire introdotta così, non è detto che è subito una principessa. Bowser sarà tipo, ragazzi, questa volta non invadiamo più, non possiamo più invadere il regno dei funghi perché Peach ha le atomiche, quindi andiamo a prendere... Le atomiche si intende Mario e Luigi. Sono quelle le atomiche che sgancia Peach. Quindi non si sa, oppure potrebbe essere prigioniera appunto dai timidi. Allora, io questa idea di Daisy che tipo, che ne so, tutta quando in fasciata, che manco tipo chic, che non manco si riconosce, sì, tipo, ce la vedo fortissimo, ce la vedo, No, perché che fai un'altra volta la stessa solfa, vai là, arrivi al regno, oh, chi è la sovrana? Daisy. Oh, andiamo da Daisy, e vanno là belli, entrano. Oh, Mario, hai capito? Luigi, the princess fight, yeah. Quindi se vogliono fare la cosa più particolare, io la farei così. No, si vedono proprio Mario e Luigi che entrano nel regno di Sarasaland, così proprio. Yeah. Che è Luigi? Luke. Yeah. Quindi non si sa come potrebbero introdurla. Sì. Secondo me, io ce la vedo bene che tipo è una furfante che cerca di sopravvivere là, ruba le cose. Così. Ma io me l'immagino bene la scena, tipo che si apre tipo inquadratura che sembra un western. Non si vede, tipo, non si capisce manco il film di Mario. E poi tipo sento due uomini incappucciati, tipo che poi... Che li vedi prima di spalle, in modo che dici, esatto. Ma chi sono? E poi di profilo che si vede il sonato che esce, esatto. Che balla, e poi sono lui. Ah, ricordati Luigi, siamo gente malaffare, inizio così. E poi io mi immagino, poi di Mario e Luigi che passeggiano così, poi all'improvviso, che ne so, scena di panico, si vede una che corre, che ha rubato qualcosa, e quello tipo, all'altro, e Mario e Luigi la rincorrono, ed è, che so, per salvarla. E, diciamo, per recuperare la merce rubata, ed è Daisy. Tipo, ma sei umana? Oddio. Che cosa? Che c'è un'altra umana? Peach, c'è un'altra umana. Andiamo a cercare, andiamo a capire chi è questa umana. E poi prima o poi la fermano. Anzi, c'era una scena in cui lei sta quasi per accoltellare Mario. E però si salva, tipo Sephiroth quando. Tipo una scena del genere. E poi la salvano. E poi tipo, il mio regno è in pericolo perché Dry Bowser attacca il deserto. Che ne so. Capì? Secondo cugino me. Cugino di campagna di Bowser. Potrebbe. Non lo so. Potrebbero introdurla in tantissimi modi diversi.
Quante immagini ma comunque, sono? Aspetta, più Daisy, di 100, comunque, ce ne siamo dimenticati, ma lei ha tutto a che vedere con i fiori. Non dimentichiamocelo. Sì, sì. Sì. Quindi, chissà come la introdurranno. Non lo so, vediamo. Potrebbero andare in tantissimi modi diversi. Vediamo qual è il modo più geniale che gli viene in mente. Devo andare via, ciao. Ciao Francesco, alla prossima. Ciao Francesco, andiamo. Comunque, questa scena qua, bellissima. Oddio! Che succede? Che cos'è? Vabbè, però... Mi stavo spaventando che... Non è specchiata? Sì, è specchiata, però potrebbe essere, non lo so, specchiato, che ne so, hanno fatto Birto che andava di qua, poi hanno detto, no, qua non ci sta bene, lo flippiamo e lo mettiamo qua. Io non commento. Comunque è bellissimo Bowser che ha il mazzo di fiori di fuoco. L'unica cosa che non ho capito, questi qua sono i denti o è una parte del vestito? Sono i denti, okay. Mi sa. Non ero sicuro di questa cosa. A me sembrano i denti comunque. Sì, anche a me. Mi iscrivo, va benissimo, grazie mille. Cioè aspetta, ma lui ci ha provato con Peach. E sì. Peach tipo, ma perché piange? Perché cioè Peach l'ha mandato a quel paese. Perché ride Peach? Ma cosa ma Peach? Poi dici perché non si incazza e... spacca bottiglia. Questo è la nascita del come Bowser è diventato malvaggio. Era buono. Un bravissimo oddio, è ancora buono, però. Sì, è un po' scioccone. Con le maniere è cambiato sì. Assai. Goomba è tipo, un giorno diventeremo tuoi sudditi, lo so già. Sfotti. Sfottate Bowser che poi tra poco venite inceneriti se non seguite i suoi ordini. Allora guarda la conciatura di Daisy, cioè 400 molto volte particolare. Anche i vestiti sono molto particolari. Anni 70, so, capì? Però strano, cioè, è comunque strano. Perché questa scena drammatica, questa musica tranquilla? Fa troppo ridere, non ce la faccio. Ma no, questo è un concept per un trailer. È un concept per un trailer. Mettendo assieme scene di storyboard vari. Sì. Arrivediamo che è stato velocissimo. Ciao, devo andare anche io. Ciao, alla prossima. Invece come Bowser arriva subito, la invade, prende la stella e se ne va dire... 3 secondi. Aperio, sembra, sai, tipo quelle animazioni di Terminal Montage che riassumo nel sì. Film. Sì. Ma c'era anche un video meme tipo della scena iniziale e finale, tipo speed upata. Ah, sì. Allora, voglio il frame di Bowser. Aspetta. Ecco. Che non dimmi che non è Jack Black, scusa. Ma è identico, cioè... Guarda, guarda, è la barba, questa è la barba. Sì, quindi. No, ma ti giuro... È la barba. Jack Black, cioè mia moglie ha visto Jack Black e ha detto, ma tu sei Bowser. Da notare che c'erano anche gli spunzo previsti, eh. Che poi anche come personalità Jack Black e Bowser, I finally found it, Pov. Pov Bowser ti ha trovato. Col carta nel regno dei funghi stanno. Ah, ma stanno facendo una corsa, perché vedi, c'hanno la bandierina, il segnale. Molto belli, molto belli. Col martello, esce trovato col martello cattivissimo. Ma guarda che belli questi. Ma questo era in stile Disney. Fa sì, strano. Guarda che belli. Che poi è un misto 3D. Perché guarda, ci stanno i Pallotto e Bill con i poligoni che si vedono. Blenderizzati. Ah, c'è la nave volante di Bowser qua che non si è vista però. Comunque nel film. Fa un sacco super show questa scena. Non so perché, ma avere Peach così da presto come compagna d'avventura con questo outfit fa molto super show. Ah, sei visto qua? C'è la nave volante di Bowser. Mario Bros 3 a Google. Modello 3D, Che comunque non c'è nel film, giusto, no? Aspetta, ma questa
È la pianta del Super Show che si è vista. Ah, sembra quasi una pianta arrampicante, sì. Effettivamente. Sì, 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 sì. Comunque è bellissimo come sono fatti questi qua. Questo Jack Black è travestito da Bowser. Esatto. Che l'ho detta io questa frase a inizio stream, a inizio live. Simplify hands for appeal and clarity. Ok, semplificare le mani per appeal e clarity. Cioè praticamente stanno dicendo che questo render è una munnezza, è meglio così. In effetti hanno ragione, cioè. Miyamoto, non sai disegnare Mario, così si fa. Transparent tapered arms for appeal. Ok, sì. Weight can shift in gestures to produce broader expression. Ah, il peso può cambiare in base all'espressione, al gesto, per essere più espressivo. Streamline gesture lines of action. Vabbè, sono le solite cose, sì. Diciamo, per rendere la dinamica una posa. Simplified head shape provides more appeal plus playability in broad expressions. Esatto, più semplice, più puoi sbizzarriti con le espressioni. Streamline shoe, then the shape for two gestures. Stile Disney, sì, sì. Praticamente è molto disneyano. Mi piace come Mario già sta bruciando. Ma che poi, ma io lo vorrei un animato così, in 2D. Ma fanno un cartone così, cioè, davvero, cioè. Quanti piedi c'ha Mario, scusa? L'ha fatta la I. L'ha fatto la I. Come funziona? Ha tre piedi, Mario. No, uno è quello di Luigi. Ah, che tiene Mario. Ok, sì, ah, sì, ok. Sì, sì, sì. Stavo dicendo perché... Che design. Questo hanno detto, dobbiamo fare Mario nel film. Come lo facciamo? Più realistico? Ma guarda che il design centrale, guarda, con quelle scarpe, è interessante. Mario's. Mario's. Ci sta, Questo è molto, diciamo, di live action. Ma mi ricordo il primo film di Mario, Sì. Come vibe, come... Ma anche quello senza cappello è molto bello, quello con la salopette messa a metà, Tutto sporco di olio. Ma sembra più un meccanico che un idraulico qua. Comunque. Sì, sì, sì. Comunque speri dalla musica. Sì, penso... Vediamo se si è preso una pausa. No. Sei ancora qui? Keep watching. Ci siamo, ci siamo. No, no, si è tolto, aspetta. Non ci siamo. No. Sì, no. No, aspetta. Sta caricando YouTube. Attenzione. Loadings. Loading in corso. Questo design è figo, onestamente. È davvero molto appealing, secondo me. Molto, molto, molto carino. A me piace anche molto, sicuramente. Sì, quello centrale è proprio... Ce lo vedo. Quello centrale io l'avrei... Cioè, tranquillamente, se me lo mettevano nel film... Io non mi facevo problemi per tutto il tempo con quel cappello. Non so. E il problema è che stravolgevano un po' troppo. Cioè, scrivere Mario's anziché la M. Sì, cioè. Poi cambia. Cioè, allora, sarebbe bello, diciamo, se lo fanno fan made così. Sarebbe molto bello. Però, per questione di branding, no. Non puoi, no. È impossibile. Per questione di branding, no. Perché Mario è molto iconico, quindi parli guanti gialli, le scarpe bianche. A meno che tipo non avevano questo outfit, poi col tempo te lo cambiamo, tipo, iniziano con un outfit e poi tipo questo sì, però diciamo, avere questo per tutto il film no, assolutamente no. Cioè, sarebbe stato bello, però è un problema di branding. Sì. Ecco qua, guarda che bello sto screenshot. Cioè, poi sai una cosa, sinceramente preferisco di più questa a sinistra che questa a destra. Ma perché quella a destra è estremamente astratto, ok? Le scarpe di NES, tra l'altro. Ah, sì, giusto. Cioè, questo è più realistico, diciamo, come abbigliamento rispetto a questo qua. Quello è Mario come me lo immaginerei davvero che lavora a Brooklyn in queste condizioni. Sì. Mario! La cintura ce la vedo benissimo, però. La cintura ma ce l'ha anche, Mario Maker ce l'ha. Tipo sì, così. Perciò quindi ce la potono mettere con Endo. Ma sbaglio quando loro vanno a lavorare effettivamente come idraulici Mario qualche cintura. No, Luigi c'ha la borsa. Luigi. Viene sfruttato, li fanno portare la borsa.
poveretto. Cioè, qua ce lo stanno impizzando e sopra gli stanno mandando il martello. Cioè, è morto. È morto. Cioè, questo là lo colpisce, lui perde la presa e viene impizzato. Fin. Ma la speranza. Belli, sono proprio estremamente dinamiche queste pose. Ah, wow, wow, wow. C'è la sega circolare di Mario World. 2 centimetri. Questa musica è rilassante. Mario viene torturato. Mario, no, non ci voglio culo, andare. Faccio il culo, Bowser, faccio il culo. Mario, no, non ci andiamo nel regno dei fagioli. No, non ci voglio andare. Mario, fermati. Ascolta me, non ci andiamo. È meglio di no. Ora la faccio vedere io a Bowser. Mannaggia. No, Mario, no, fermati. No. No, gliela faccio vedere io. Mannaggia, barza, pili. Ah, oh, 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 oh. Questi quando tipo si rincontrano, tipo Luigi's Mansion alla fine, tipo. Bella. Yahoo! Bene, iniziamo da qua. Guarda com'è tosto. Com'è che fa Mario in Mario 64 contro Brucia? Non mi ricordo. Ai 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 ai. Ma tu immagini tutti gli artwork di Wario che usciranno se fanno Mario onestamente. Mamma mia. Che bello, Mario che tiene il guscio è fantastico. Questo è di Mario Bros 3, no? Ah, ecco perché mi piace. Hai visto? Incazzato. Zangief. Giusto, bruciato. Yahoo! Strecciato proprio. Bellissimo, ma davvero, davvero stupendi questi artwork. Però io avrei preferito un Mario ancora più tozzo per il film, eh? Che è sta roba? Ha uno zoom in. Bellissimo, si vede. A carri armati anziché volanti, ok. Ma la pianta piragna con gli occhiali ne vogliamo parlare. No, bellissimo. Guarda che bello il comando della marcia. Che blocco. No, la vende piragna con gli occhiali. No, è... Avevo in mente una scena di corsa su strada. E che Peach... Perché sembra un vecchio di 50 anni? E che Peach, diciamo... Belli, guarda che belli. Screenshot, me lo mandamelo. Questo è la mia profile pic di tutto. Mario, una faccia più buffa della... Ma questa perché non l'hanno messa? No, era bellissimo questo. Mannaggia. Guarda la faccia del... E poi gli ruba le bazooka. No, questo è il suo capolavoro. Con la bomba atomica. Poi hai visto poi la faccia di Peach, tutto sorridente, poi seria, e gli ha sparato... Guarda. Ah, forse era un pochino troppo violenta per un film per bambini. Guarda, ciao. Muori, merda. Invece come l'espressione cambia in un solo frame, senza nessuna transizione. No, cioè, ma buco questa nero. Scena era... Galaxy? Che ti... Ah no, Catagnaccio. I vermi della sabbia, tipo. Ma questa era epica. Max. Ma questa era epica, questa, La Madonna, vabbè. Sentite, è troppo complesso da animare. Facciamo che a un certo punto switch in pixel. Hai visto la transizione a Super Mario Kart? Sono senza parole. Io, cioè, da questo capisci che persino le animazioni indie su YouTube non hanno questa qualità cinematografica che ce l'hanno. No, io qua lo sai che ci vedo. Che tipo, mi hanno detto, oh, basta, questa scena abbiamo terminato il budget. Fai che poi fa una transizione a Super Mario Kart. Sì. Io voglio vedere però il storyboard della scena. Ma questo tartosto con la bandana e il giacchettino. Chi se l'ha inventato? E la piante piragna con la bandana all'occhio. No, ma comunque tutta questa scena è Mad Max. Lo conosci Mad Max? Sì.
Possiamo rivederlo da capo, perché sì, era allucinante da dire. No, questo, potete notare, questo è veramente un capolavoro, questa scena. Sì, no, un capolavoro assoluto. Aspetta. Non è l'ambientazione desertica questa? Sì, infatti, perché dico Mad Max è proprio la reference uguale, cioè non hai capito? Deserto. C'è i dry bones, c'è capito, le bandane tipo pirati. Capito. Deserto. Sarasale. Potrebbero usarla nel sequel. Ma sicuramente nel sequel ci sarà comunque Mario Kart. Rivediamo. Pensi che poi, scartano Mario Kart così? Che poi, guarda, ci sta, allora, tipo queste qua sono quelle montagne là che si trovano, quelle alte e piatte sopra, no? Capito? Che poi perché la stanno scolpendo a forma di cubo? No, hai capito quelle montagne, quelle alte e piatte là, no? Ah, ma c'è un buco all'interno della montagna, sì. Si è bucata. Hai capito? Loro stanno semplicemente prendendo il materiale, poi è una coincidenza che forma di punta. Capito? Capito, per scopo decorativo. Ciao Mario, benvenuto. Ciao Mario, sullo welcome Mario. Hai visto? Stiamo guardando come verrà fatto il tuo film. Che poi è bellissimo che ci sono i tipo timidi, tipo tipo che minano come in Mario Kart 8, che ci sta la cascata dei tipo timidi, no? Sì, Shy Guy Falls, sì. Guarda che belli che sono. Cioè, quella è di transizione per zoomarsi sulla scena di corsa che sta nel deserto. Sì, con la bandiera di Bowser. Sotto quando è stracciata, ma sì. È Mad Max. Diciamo, allora, questa venda di ragno con gli occhiali è 10 su 10. 10 su 10. 10 su 10. E poi è buco perché non hanno gli occhi, capi? Sì. Poi mi piace tanto la nave sui cingolati. Sì, stupendo. Sai, sembrano quelle macchine tipo self-made, no? Tipo. Poi questo prende il bazooka. Mario, wait a second. Faccio gli suoni e tutto quanto. Ok. Bye. Guarda quanto è tutto, Mario. Hey, princess, are you sure about it? Mamma mia! Questa musica transizione bellissima. No, questo capolavoro di scena, che però questa quindi è una corsa legale, diciamo, capì? Perché c'è il tabellone. Non è una roba clandestina. Questa è proprio una corsa. Facciamo Mario Kart. Sì. Però poi la truppa di Bowser irrompe. Sì. Cioè loro stavano gareggiando, ma Bowser irrompe con le cose, diciamo, non volute, non pianificate. E quindi loro sono tipo: ma che diavolo sta succedendo? Ma questo non era previsto. Poi Beard e Boo con le cuffie. Ma che belli loro. Cioè, Boo è proprio fantastico, onestamente. Ma questa scena è che gran peccato. Sai che quasi quasi la preferisco la Rainbow. Sì. Kirule! No! Ah, ma... Oh, ma ti... Aspetta... Scusami un attimo. Posso dirla? Posso dire una cosa? Dica. Quanto avrebbe senso che nel prossimo film c'è un nuovo villain? E quanto sarebbe sensato che quel prossimo villain sarebbe Kerul e la banda dei Cruz? Come introduzione, quanto avrebbe senso? C'è Kirule. È Kirule. Non so se in live si vede, perché attualmente non posso zoomare nel video. Comunque qui in alto a destra, quello sbarrato con la X, in alto a destra, è Kirule. Si vede dalla shape, cioè le guance così, poi va a finire e poi c'è la coroncina strecciata verso l'alto. Sì. È Kirule. Ma ha troppo senso se nel prossimo film c'è Kirule come villain principale. No, ma il fatto che ci sia Kirule in questi storyboard è importantissimo, perché vuol dire, cioè, che
in mente gli è passato, capì, che perché, ci potesse essere. Perché sospettosamente, sebbene gli artwork li messi dappertutto, hanno lasciato fuori le navi volanti, perché volevano reintrodurre la nave con Keul sul mare, forse anche perché, volante, forse perché, anche chissà dove. Perché ammetti che facevano vedere la nave nel primo film di Mario, no, con Bowser. Esatto. E poi un'altra volta la nave con Keul. Era un po' ripetitivo. È ridondante, cioè sembra Bowser di nuovo. Sì. Cioè sembra di nuovo Bowser, ma c'è una tartaruga al posto, invece, al posto di un coccodrillo. Invece Bowser ci hanno fatto bello l'isolotto volante, ha tranquillo, troppo no? Senso. E Keul lo presentiamo con le navi, che poi Keul è un bel villain, cioè mettiamo Keul, signori, è un bellissimo villain da metterlo, ma certo che ce lo fai il secondo film con Keul. Ce lo fai bello bello. Perché bello, a me bello. Mi è sempre stata troppo sus la mancanza delle navi volanti. Che poi, mi che sembrava poi, pure Keul c'ha la nave volante, capì? Con quelle. Pure Keul c'ha la nave volante, la ti ricordi il coccodrillo spianato con le eliche? Sì, esatto. Quindi potrebbero fare che tutte queste attrezzature volanti, navi e navi volanti, ce l'abbia Keul anziché Bowser. E poi ricordiamo che stanno costruendo il parco a tema Donkey Kong, quindi cioè, no, sicuramente non scartano, cioè, hai capito? Cioè, ha tutto troppo senso. No, ma il fatto che ci sia Keul è un... No. Bellissimo. Bellissimo. La nostra scoperta di Keul è allucinante. Che solo così in un piccolo frame con una croce rossa sopra, addirittura le implicazioni sono immense. Eh sì, perché cioè, vuol dire che gli è passato per la testa, capì? Che poi, guarda, ci sono... C'è anche la tenda piranha, potrebbe... È un pirata, c'è, capito? C'è un pirata, sì, c'è l'abbandono, capì? Questo... Oh, guarda, io mo sono 3 ore, no? Che sì. Sto guardando il quadrato in basso a destra, che mi sembra Wario. Oddio! Ma si sposterà adesso, no? Sono 3 ore che lo sto guardando. Clicca avanti, scusa, vediamo, consultiamo. Ah, no, è Donkey Kong, ok. Pareva. C'è Kirby. Forse. No, comunque, veramente, sta sequenza è pazzesca. Rivediamo. Rivediamolo da capo, vai, vai. Mi piace questo zoom in che clink, passa. Clink, clink, clink. Oh, mamma mia. Oh, hey, Mario, wait a second. Oh, bye bye. Mamma mia. È spettacolare, è spettacolare. È un 10 su 10, tutta quanta la sequenza. Spero che la ripropongano nel 2, perché è spettacolare, la vorrei vedere. Faranno è spettacolare. Faranno qualcosa. No, io voglio questa, proprio così, la no, prendi. No, questa non te la mettono perché l'hanno già leccata, non possono. Ma è stupenda. Possono fare ancora di meglio, sono bravissimi. Ma questo è, cioè, è un livello molto alto, Sì, sì, questo veramente è davvero... altissimi livelli. Sì. Ma te li immagini come sarebbe fatte file animate in 3D, come il film di Mario, con quella qualità? Perciò ho detto, è altissimi livelli. Poi qua c'è un parco giochi? È il McDonald's. Un parco giochi, sembra un parco giochi del Regno dei Funghi. Sì. Magari quello dove c'erano Mario e Luigi da piccoli, no? Forse avevano immaginato flashback, qualcosa. Può darsi. Sì. Ah, ecco, c'è anche colori. Ah, proprio un'area. Sembra Mario Party, ma è l'albero di Mario World quello. Sì, e Torci Bruco. Anche la mappa di Mario World. C'è anche il Torci Bruco. Sì, ma vedi la strada con i puntini sì, rossi. Sì, Mario World, puntini rossi, strada, puntino. Ma sembra quasi concept un parco a tema, cioè... ma un parco a tema. Perché è un parco a tema? Proprio è un parco bambini. A tema Mario. È un parco a tema Mario nel film, nel mondo di Mario, però per i fan di Mario, secondo me. Eh? Gli Zippit, quelli che c'hanno le monetine dentro. Come ci mettono i soldi? Ma ti rendi c'è conto? Colori? No, non c'è colori.
No, guarda, fai barbecue. C'è un calamaro morto. Ah, guarda là, la Yoshi's Island reference potente in basso a destra. Quel Toad è un Toad vero o una bambola che sta per venire sbranata? Penso una bambola pure che un sta Toad per è vero sbranata. Che sta per venire sbranata. DJ sembrano. Sotto al ponte, ma perché? Allora, perché tutte. Cioè, quanti pescatori sotto un ponte ho visto nei giochi Nintendo? Da Link to the Past in avanti. Cioè. Sì. E gli piace pescare. Cos'è questo? Oh, un ristorante. Ma sembra quasi il concept per il parco a tema Mario. Sì, non è che hanno sbagliato. Guarda che bella la lampadina a forma sì. di cammello, eh. Bellissimo. Allora, questi artisti vero conoscono a fondo Mario, eh. Ok. Ok. Bellissimi. Comunque, a che punto siamo in quanto artwork? Non lo siamo so. Già oltre... Potremmo stare ancora a metà, non lo so. Ok, ok. Non c'ho il numeretto. Comunque siamo, mi sa che abbiamo quasi finito, probabilmente. Ok. Ma carino questo stile design. Sembra... Sembra quasi quello di Nadir. Sì, però aspetta, in quale cartone l'ho visto questo stile? Tipo mondo di Gumball. Sì, Gumball, pure i film dell'Hardman, tipo Wallace e Gromit. Sì. Oh oh! Ma perché i baffi di Mario? Questo non è di Terminal Montage, so desa. Quasi. Quello è... Yahoo! pensavo, perché c'è... Tornando, scusami un attimo. Perché Mario ha una pila di tre funghi sulla testa? Vabbè, ha preso l'item di tre funghi, no? Ah, dove li tiene, giusto. Bellissimi. Dei cespugli. Sì. Carini. Questo è geniale. Oddio, è canonico. Hanno i nipples, ok, confermato. No, è evidente che ci sta quel meme di Toad con le gambe. Ah, sì. Le gambe di Bayonetta, cos'era? No, le gambe realistiche proprio. Ah, sì. Cioè lui si sta guardando allo specchio e si sta dipingendo. Che fa con le dita? Fuck you! È così la pixelata, sì. Cioè. Carino. 300 gilet tutti uguali. È un negozio. Perché Todd guarda verso il basso? Mi piace che il negozio di scarpe sono tutti identici, non cambia niente. Cioè. E quelle sono le scarpe. Vedi, scarpe e gilet tutti uguali. Cambia solo la taglia. Marco P, ciao. Ciao benvenutissimo. Stiamo guardando un po' di concept art del film di Mario per ricavare punti sul sequel. Ma io sono tutto quanto blu qua. Aspetta, posso cambiare colore un attimo? Oh. Verde, okay. Rosso. Proseguiamo. Ma che ti pensi le scarpe? Che pensi? Sono tutte uguali le scarpe. Devo... Nice shoes. Sono tutte uguali. Penso... Nice. Cappelli? Cappi. Ah, ok. Sì, carino, ci sta ovviamente. Ma scusami. Sì. È canonico che quello che hanno in testa Toad è un cappello, ok? Oh mio Dio. Diciamolo che è così, è vero, è un cappello. Diciamo che Toad... Loro sono tutti quanti Marco Montemagno in realtà. Sì, sono pelati. Ah, comunque, oh, fun fact, questa lampada che sta qua esiste veramente... Oddio, aspetta. Questa qua? Lampada qua esiste veramente come oggetto? Sì, la voglio. Sì, ci sta la catenina con Mario, la tiri e si accende. Dove la vendo? Su Vinted della su Amazon penso, sì, ci sta. È in commercio, è fatto così. Bellissimo. Comunque si è confermato che i Toad indossano un cappello. Possiamo vedere che ci sono i cappelli in questo negozio. Ma vero, world building qua, l'ennesima potenza in questi ultimi... Poi si Super Nintendo World. Coconut Cafe. Ma tutti depressi si Toad, guardano tutti verso il basso. Che gli è successo?
tutti depressi. Ma scusa, è lo stesso copia incollato. Scusa, fallo uno allegro e basta, sono tutti depressi. Esatto. Coin bank. Yoshi. Avevo letto Coconut Bank. Coconut Bank. Poi. No, che cazzo? Perché perché c'è la ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer, però con Toad? Io ti faccio un'altra domanda, Giuliano. E perché una concept art del film di Mario? Cioè, capisco che quel quadro è famoso, hanno fatto parodie con tutto, ma perché nella concept art del film di Mario deve stare dipinto di Toad? Vabbè, detto che ne so, lo mettiamo in qualche sfondo. Io immagino il cazzedone che si è preso l'artista. Noi ti paghiamo qua, devi lavorare per il film. No, che poi sai cosa mi piace, no, tanto? È che la bandana, questa qua, l'ha presa proprio ritagliata dalla foto. Vedi, guarda qua, si vede pure la sagoma. L'ha strecciata e l'ha messa su Toad. È vero. Non l'ha rifatto lui, l'ha presa rintagliata, incollata e fatto sopra. Vabbè. Vabbè, vabbè però. Vabbè, ma che cos'è? E ora c'è la Mona Lisa, il prossimo è la Mona Lisa. Pure Picasso, però è bello, eh. Ha davvero colto lo stile. Sì. Dopo, di questo, dopo questo e questo sono licenziato. Esatto. Ok. Fairy Tales. Ma è un nome di un anime quello. Vabbè, però vuol dire anche fiabe in inglese, giusto? Però perché ha un libro di fiabe? Ecco, oddio, che ecco cazzo, perché ha un libro di fiabe? Perché c'è un calzino sì, uno no? Beh, quello per il trauma. È caduto in un tubo magico che ti aspetti che arrivi integra. E perché Mario non ha perso neanche il cappello? Perché sennò era morto. Allora, zoom un attimo sul libro Fairy Tales. Non è il regno dei funghi, perché non ci sono i funghi. No, non lo è. Quindi la somiglianza è spaventosamente simile. Quindi Peach, da piccola, avendo letto fiab, arrivato in questo mondo, suppongo che nel suo cervellino abbia associato quello che abbia trovato alle fiabe che ha letto, ai racconti che ha ricevuto. E quindi ha capito, sono in un mondo fatato, sono una principessa. E fu lì che Peach capì di essere una sovrana e non più una semplice ragazza. Era un bebè, non pensava a niente. Ok, interessante però il fatto che gli abbiano messo questo libro in mano. Cioè, perché fare questa scena col libro in mano? Cioè, è una cosa in più che hanno aggiunto, che poi hanno tolto nel film finale. È una cosa che però ha tante implicazioni, se ci pensi. Cioè, perché dare la somiglianza, allora, la somiglianza è palese. Il castello di Peach in cima alla collina. Sì, però scusami un attimo, ma quando lei è arrivata, il castello di Peach non esisteva ancora. Appunto, no. Sì. Quindi lei l'ha edificato basandosi sulle fiabe che leggeva. Vero. E ha scelto anche i colori, la palette, la location. Vero, perché è uguale, cioè è uguale. Hai capito? Lei ha preso il design del suo castello basandosi su niente che era presente nel Regno dei Funghi, perché un castello, diciamo, è letteralmente in stile gotico tedesco, cioè è uguale al castello di Neuschwanstein in Baviera del Sud. Quindi lei ha costruito il castello basandosi sulle fiabe che conosce. Ecco perché l'importanza di questo libro qua. Hai capito perché il castello del Regno dei Funghi è così simile al mondo reale? Perché i Toad non fanno niente che somiglia a un castello. Cioè, sì. Le loro case, il loro design, la loro architettura non ha nulla a che vedere con quello del castello. E ha senso. Vi do un link gratuito del secondo film. Vai, vai. Vai. Comunque, benvenuto a Bocchi de Nick. Comunque, l'implicazione che lei abbia questo libro in questa scena è importantissimo. Cioè, questa scena senza il libro, questa scena con il libro, cambia da così a così. Proprio rivolta proprio tutto quanto. Un banale libro. Nel secondo film c'è Peter Grigg come protagonista. Perfetto. Goti. Hey, Lois, ho trovato un tubo. Perché Twilight Princess? Perché il Regno Oscuro quello di Twilight? Perché Paltry, dove sei?
Qua ci serve il tuo aiuto. Perché ci sono i soldi di Mario Sunshine e poi letteralmente l'ingresso all'inferno? No, onestamente, che diavolo avevano in mente con questo? Sono sbalordito. Ma forse gli hanno detto buttate roba su carta. Sai, l'inizio, no? Quando dicono fate, senza un diciamo, un punto, capì? Sì, senza, non mettetevi limiti, sbizzarritevi, è quello che esce fuori lo credo, stanno 100 persone, dice, disegnate così, quello che esce poi vediamo. Mi immaginate se Strambic fosse nel secondo film? Ecco, no, Strambic sinceramente ce lo vedrei più se fanno lo spin-off di Luigi's Mansion. Me lo terrei per quello. Strambic. Lo vorrei molto volentieri, il dottor Uyama. Sottomarino. Bello, il castello di fine livello sottomarino. Sì. Ecco, non abbiamo chissà quante sequenze sottomarino, effettivamente. Vabbè, c'è quella finale nella murina. E basta. Basta, avanza. Come mi fa ridere che c'è un fiume sott'acqua? C'è un fiume sott'acqua. Il fiume. Sott'acqua. Come le caverne dentro le caverne. Ah, Toadette, che infatti... Che si guarda le unghie. Ci doveva essere. Scartata, ma vogliamo parlare di come hanno scartato Toad Worf, come si chiama quello della Toad. Che poi era Worf. Perfetto, perché potevano mettere che... Cioè, hanno messo quello là con gli occhiali, no? Sì. Aspetta. No, non l'hanno scartato. Che vuol dire? Potrebbe essere che scartato? Lì era giovane. Caspita. Non è detto. Potrebbe essere che era la versione giovanile, no? No, perché mai no? Perché no? Perché invecchiarlo, voglio dire. Perché non mettere già Bowser Jr. allora? Cioè, io da giovane me lo immaginerei così, effettivamente. Se no possono fare che è passato un po' di anni, compare Bowser Jr., Toad quella si è invecchiato, diventa maestro Toad. Achille chiede, Uggi, ma Mario e Luigi sarebbero cugini Mario e Luigi come... No, non sono imparentati né con Mario e Luigi, nemmeno tra di loro. Fine del discorso. Cioè, il discorso in realtà è lungo, però. Sì, è lungo, però. Poi, ma perché si sente la pubblicità? Sente non capisco perché. Bocchi di Nick chiede, ma Pauline alla fine ce la metteranno alla luce nel 2? Perché abbiamo visto solo una scena, c'è il cuore davanti l'emoji nel scalleggere, solo una scena di pochi secondi in un servizio del telegiornale, è vero? Sì, poco infatti. E niente. Guarda, io sinceramente allora spero di rivedere la famiglia di Mario, Pike e Pauline, li voglio rivedere un po' meglio. Allora, io sono sicuro che Pauline avrà un ruolo più importante, perché Pauline... qualcuno finirà nel regno dei funghi, oltre a Mario e Luigi. Ci finirà o Spike oppure Pauline. Se ci finisce Pauline, finisce nelle mani di DK, e allora già le scene si sprecano. E poi, siccome, diciamo, Pauline voleva essere il sindaco di New York, ma non ci è riuscita, ed è diventata soltanto il sindaco di Brooklyn, ma la sua grande aspirazione è diventare il sindaco di una grande metropoli come New York, Pauline... nel mondo alternativo fonderà New Donk City, dove farà la sua New York e realizzerà il sogno di diventare il sindaco, diciamo, di quella città, con i casini di DK che ne seguono. Questa è la mia teoria. Sì, potrebbero introdurlo nel 2 questo qua, anche se c'è già Galaxy, Sarasaland e compagnia bella. Troppa roba, onestamente, troppa roba. È difficile gestire tutte queste cose in modo... Non è facile. Sembra facile, ma ci sono talmente tante cose che non le puoi buttare tutte quante insieme, che poi non valgono più. Capì? Che fine ha fatto la musica? Si è preso la pausa. Perché si prende la pausa? Ma scusa, perché non lo metti come... Cioè, anziché farlo con la Activity Discord, fallo con normale, no? No, perché poi tu non lo senti. No, infatti io sono uscito dall'attività, lo stavo sentendo dal computer, perché mi stream il computer. Ah, è la prossima volta, mi organizzo, faccio. Quindi non serve, questa join activity, basta, non lo usiamo più. Ok, perfetto. Poi, non potevano aggiungere pure il cane di Yoshi? Sì, si è visto nelle concept art di prima. Si è visto nelle concept art, però se non si è manco visto Yoshi. Però che senso ha metterlo se poi non c'è manco Yoshi? Cioè... Rosalina però è una pedina che ha sia senso che non da giocare.
Non so se la... Cioè, Rosalina se la potrebbero tenere ancora. Perché se metti Rosalina metti perché in mezzo Daisy le galassie. Già, Daisy già è abbastanza una roba bella importante. Cioè, allora, facciamo così. Vai. Secondo film... Daisy e Kirul, ok, già c'hai... Ma io sono più che soddisfatto. C'è il mondo, eh. Ok. Poi, terzo film, usciamo dai confini terreni e andiamo in Galaxy con Rosalina. Ma sai che ce la vedo molto sta cosa, onestamente? Perché alla fine c'è... Per il terzo film, se Rosalina l'ha già usata, quali pezzi grossi ti restano? Fai così, guarda, si fa così. Allora, nel primo film, vabbè, introduzione. Nel secondo film, Daisy, semmai con Kirul... Poi sì. Nel terzo film... Per espandere sia Mario che DK. Sì. Poi nel terzo film, per uscire fuori dai confini del Regno dei Funghi, si va direttamente in Mario Galaxy con Rosalina. E come villain chi ci possono mettere? Magari torna Bowser. Torna Bowser in salsa nuova, magari, in qualche... Sì. Comunque... Aspetta, e poi il quarto... Torna sulla Terra proprio in maniera proprio terra-terra a Brooklyn con Wario e Luigi. Che però combinano qualcosa di grosso e colossale che distrugge l'universo, tipo. Oppure, sì, perché diciamo, fanno il primo film, che diciamo il mondo reale, che poi si va a stravolgere nel Regno dei Funghi, ok? Poi il secondo film è tutto, diciamo, nel Regno dei Funghi. Il terzo film vanno nella galassia. E poi nel quarto tornano proprio sulla Terra a Brooklyn. Proprio ingendrato pesante. Può darsi. Ma comunque secondo me in tutto questo tempo passeranno 10 anni e usciranno un sacco di giochi di Mario e chissà cosa potrebbero introdurre che non ci aspettiamo. Allora, il primo film di Mario è uscito nel 2023, no? Sì. E il secondo è uscito nel 2026. Esatto. Ipotizzando un arco di 3 anni... che potrebbe essere più o meno, mm-hmm. per ogni film, il terzo film di Mario uscirà nel 2029. Caspita, saremo anziani. Nel 2029. E il quarto film di Mario, dove presumo che ci siano Wario e Luigi, uscirà nel 2032. Saremo morti. Sarà già nel post-guerra, sarà. Devo aspettare 10 anni per vedere Waluigi nel film di Mario. Se e poi quando vedi muori felice. Se saremo ancora qui. Oppure il boss finale di Mario più Rabbids Sparks of Hopes potrebbe starci, UG? Era Rosalina, quindi non lo so. No, non penso. Non faranno cose così outlandish. Poi, andiamo avanti. Quello è Todd Worth da giovanissimo. Però bello questo toddino nerd. Ah, Tom Nook! Animal Crossing. Qua proprio ha detto, fate il design di Todd, quello che vi esce, fate. Era carino, però peccato che non li hanno usati. Beh, Curse True From potrebbe anche avere senso. No, non penso. Perché poi riutilizzerebbero anche una storia già fatta. Di uno spin-off di Mario con i Rabbids. No, troppo vedo. Specifico. Ok, calmi. I love you, Princess Peach. Ah, ma è tipo Hotline. Calmi. Del Regno dei Funghi. Cosa diavolo avevano in mente? Splatoon. Questo c'era in Mario Odyssey, no? È vero. Sì. Ah, questi si erano visti già. Ah, che bello! Giustamente Miyamoto ha detto, guai se li mettete. Però io onestamente l'avrei voluto qualche reference Illumination così, tipo... C'è all'inizio. Beh, sì, quando c'è letteralmente il Minion dentro la cart di Gru. Complimenti UG per i 5000 subscribers. Yes, dankish. Bitte schön. No, è Todd Gru troppo bello, però. Sì, è vero, è molto bello. Poi quello sopracciglione. Peace and love, fratma. Il Todd hippie con le sue donnicciuole. Oddio, i piedi di Todd. Oddio. Dio.
Sono grossissimi. Come diciamo i le falangi? Sì. Ok. Ah, mi ricordo un artwork di Mario che mangiano con Luigi assieme. Toad che mangia la mela di Yoshi. Questo pennello qua mi dà, ce l'ho pure io questo. Ormai tu vedi le cose. Ma questo qua è lo Spectra Brush di Procreate. Perciò, capì? Mi è familiare come pennello. Sì, 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 no, è lo Spectra Brush. Sì, 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 sì. Ma Mastro Toad alla fine seriamente è passato a miglior vita? No, non si sa. Ho ingiovanito o è passato a miglior vita? Anche se comunque ora in Paper Mario ritorna. Okay, vado a prendere un pochettino d'acqua. Che esce a maggio, giusto? Esce a maggio Portale Millenario? Sì, mi sa di sì. Vado a prendere un po' d'acqua e torno subito. Oppa. Vada. Io sto qua con voi, ragazzi, a guardare questi Toad molto carini che sono tutti quanti. Mamma! Uah! Sono proprio belli. Comunque sì. Mastro Toad, spero sia ancora in buone condizioni fisiche. Poverino. Non lo si vede più da anni, avrebbe senso se lo mettessero come consigliere di Daisy nel 2. Ma sì, cioè, cosa ci fanno i Toad al di fuori del Regno dei Funghi? Perché mai un Toad dovrebbe rivolgere un ruolo così importante, rivestire un ruolo così importante a Sarasaland, dove tecnicamente di Toad non ci sta niente, no? Beh, chi te l'ha detto che non ci stanno i Toad? Dovrebbero starci, non ci stanno canonicamente i Toad a Sarasaland. Canonicamente? Sì, a meno che non vogliono infrangere il canone. Poi. Ah, Mario Maker. Oddio. Mi spaventano le gambe. I Toad con le gambe sono cursed. Questi c'erano però, questi qua. Sì. Quando certo si vedono. Ah. Questo è Alice al Paese delle Meraviglie, sì. La regina di cuori, tipo. Potrebbero aggiungere i figli di Bowser. I Bowserotti, dici? Sì, comunque non sono i figli di Bowser, eh. Ti ho discusso molto su sta cosa, però non sono i figli di Bowser. L'unico figlio di Bowser è Bowser Jr., che non sappiamo spiegarci. Dove è cicciato. Grande mistero. Eccomi, sono tornata! Mi sono persa tanta roba, vero? Tutta la roba che... Ciao Emanuela, ti sei persa una parte importantissima che ti interessa di Daisy... Che abbiamo teorizzato come potrebbe apparire, sì. nel sequel. Guarda, ti consiglio di recuperarla perché è molto interessante. Soprattutto, quella soprattutto parte dell'inseguimento là. In macchina più spettacolare del film. Poi che abbiamo, non era presente. Abbiamo visto film. Uno storyboard stupendo. Mamma mia, devi recuperarlo per forza. Ci sono certe cose. Mamma mia, certe cose assurde. Carino Toad avventuriero. Le con gambe una spada non si possono che... vedere. Con una spada di 6 centimetri. E poi la tiene così. Così con le punte delle... Proprio oggi con le mestruazioni. Cosa, le mestruazioni? Perché parte sta pubblicata Discord così, non lo so io. Tu devi smettere di usare Discord. Ma io uso Discord, ho detto per farlo sentire pure a te, però se lo sentivi dallo stream che ti lo sento. Lo stream, mettevo. Stream anche l'audio. Va bene. Potrebbero fare una storiella su come Peach e Daisy... Tempo fa erano amiche e poi dopo un litigio Maestro Toad decide di andare con Daisy. Ah, tu dici che Maestro Toad è stata Daisy. Addirittura. Esatto, perché Peach non ha manco nominato Daisy, quindi magari sono tipo... Magari sono nemiche, eh? Sarebbe molto figo. Tipo se fossero in competizione. Di solito si dice che sono buone in buoni rapporti. Morirò di ansia fino a quando non finirete sta live, Voglio bene ugualmente, dai, va bene. No, non morire di ansia. Ah, per vedere la scena, poi sì. La vedi. Carini questi qua. Non mi fanno impazzire, sì, però. Sì. Ne hanno provato il design per... Questo è bellissimo. C'è manco il mento. Perché i Blues Brothers... Però ci sta come guardie reali, tipo così, tipo... Mafiosi. Questo è bello, questo è bello. Luigi. Mi piace che... Questo con la cravatta più lunga qua... Del...
perché richiama i funghi. Ah, geniale. Questo mi piace. Però troppo intenso il motivo, secondo no, me. No, farei un po' di meno. Diciamo uno, sì, due, sì, tre, quattro. È più scuri i cerchi. Sì, sul grigiastro. Che diciamo sì, si sì, intravedono, sì, però non così sì, bianchi. Sì, sì, esatto, esatto. Siamo stiamo criticando la concept art. Abbiamo visto Todd con l'orecchino di perle, ora abbiamo Todd Blues Brothers. E comunque Bowser è un drago tartarugo, ovvero un Koopa. Non avete mai pensato che Bowser possa deporre le uova? Sì. Però ma Bowser essere... depone le uova, ma è un maschio. Cioè. È un maschio, capì? Non è... Se era... Cioè, serve il Bowser femmina. Non si è mai visto il Bowser femmina. Cioè, il Koopa femmina c'è, no? Sì. Sì. Cioè, i Koopa hanno generi, no? Sì, sì, sì. C'è Wendy. Sì. C'è Todd, avvocato. Business, Todd. Molto elegante. Ok. Mama. Hey. Ah, la musica di Todd Town è partita, giustamente. Che è successo? No, stavo rimettendo la musica. Ok, okay, vai avanti. Tu aperto business mode. Ah, è vero, vero, vero. Sì, sì, sì. Poi Kaiju Bowser. Dice, che è sta roba? Oh. 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 Sei tu, oh, avessero i gatti, i carpentieri. Oh. Allora, il gatto fungo mi inquieta, eh. Anche perché te di World ci sono gatti normali. Oh. Guarda, è una normale foto di un gatto, carina. Poi tu fai lo zoom out. Bah. Vabbè, carini, carini, carini. Pompieri, molto pompieri. Ma il gatto perché? Cosa? Perché mi sembra SpongeBob Patrick nel film di SpongeBob. Sì, 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 che... Ah, perché di solito non ha tutte ste gambe. No, ma il film di SpongeBob è capolavoro, eh. Bellissimo. Ma guarda che con i Todd ci hanno sperimentato brutto brutto, eh. Ci hanno sperimentato più che con Mario con i guarda Todd. Guarda qua. Ci sta tutto, ci sembrano gli outfit di Splatoon praticamente. Oh. Un altro! E Squiddy. Che 14440 del 1940? Questo qua è il quadro di Squiddy, quello presente, quello che ha dipinto, sì, sì, quello... Squiddy stesso. L'autoritratto brutto. Sì, quello tutto storto così. Sai che c'è chi l'ha dipinto davvero, se l'ha preso in casa, certo, quel Squiddy, eh? Quando vedi il concept di Todd ti viene da dire solo perché. Eh sì. Perché? Perché? Ma onestamente questo perché? Ho in mente qualche galleria d'arte con... Sì, perché di noi c'era Todd pittura, visiva, abbiamo visto. Quindi forse c'era quasi... qualche gag visiva così, messo... Ah, eccolo. La Mona Lisa! Ecco, l'avevi detto! L'avevi detto! L'avevo detto! Io l'ho chiamata... Ecco. Ah! L'idea era appenderli come gag visive nel castello di Peach. Sì. Hai capito? Poi ha detto, e a allora Peach ci denunciano. Quindi ha detto, meglio di no. No, no. Sì, non so. Sì, sì. Questa era una gag visiva molto carina, sì, però. Potevano l'avrei apprezzata abbastanza. Ma effettivamente non sono mai visti dei gatti nel Regno dei Funghi. Sì, diciamo, in 3D World, in Bowser's Fury ci sono i gatti. Però sono normali, sono gatti normali. Sì, sì. Tralasciando i gatti, Bowser's Fury, che raffiguravano Todd, Luigi, Peach e Rosalina con il color scheme, sì, è vero. Sì. Ma sono gatti pur sempre, voglio dire. C'è anche mamma gatto che, sì, deve portare i gatti. Però piccoli, sono sempre gatti normali. Non è quella roba là che... Quel mostro. Perché mi fanno ridere questi funghi? Beh, funghi. Un po' più realistici, ci sta. Ma questi qua li ho visti da qualche altra parte. Questo è leccato qualche giorno fa, questo qua, vero? Non, niente di particolare, non lo so quando è stato esattamente. Ah, che bello, carino, l'emblema di Peach. Carino, carino. Bello, mi piace. Sembra c'è una papera riflesso. Carino. Mi piace. C'è Waluigi riflesso. Tipo, guardi bene, vedi Waluigi. Ah, questa è la copertina Fairy Tail che aveva sul libro Peach.
proprio PNG, tra voi stampa. Cioè, si hanno proprio dedicato a questo, capì? È importante che Peach abbia un libro di favole con Peach, questo castello qua. Cioè, Peach, praticamente, sì. Lei non da piccola leggeva così libri di fiabe. E quando è arrivata nel Regno dei Funghi ha voluto costruire un castello su una collina con quel color scheme esattamente come nei racconti che leggeva da piccolo. Ma avrebbe senso se nel 2 mettessero il Mega Mushroom? Ci può stare. Lo vorrei... A proposito, come nuovi power-up lo vorrei avere assolutamente il... Cosa potrebbero mettere? Oddio. Quali power-up mancano proprio essenziali da aggiungere? Penguin Mario. Poi le musiche sembra abbinata a quello che stiamo guardando. Vai avanti. Che cosa? Perché cosa l'hai presa quel Toad là? Allora, ho capito che hanno detto sperimentate con i Toad, però... Comunque mi piace il Toad con il color scheme del fungo classico, eh? Ci arriviamo, eh? Questo è quello default, diciamo, quello classico. Sì. Questo è carino, Toad classico default. Sì. Questo è un Toad un pochettino più realistici e fiabeschi, diciamo. Ti ricordi quei Toad brutti nel Super Show? Sì. Anche se io adoro un sacco il design che hanno i Toad in Mario RPG, che hanno tipo i capelli sotto che riescono dal fungo. Nell'uno abbiamo visto la foglia da nuke, i mini fungo, il super fungo, il pear flower, l'ice flower. No! Il fiore di ghiaccio si è visto. Oddio, è vero. Alla fine, è vero. Sai, me l'ero dimenticato. Perché si vede per un comunque, attimo. Quello... Toad con la faccia allungata mi ricorda molto il tipo timido lungo, quello di Yoshi's Island. Sì. Voilà! Ecco, wallpaper. Poi. Eccola che arriva sempre col libro, sempre con il suo libro. Però guarda che strano. Ha un libro in mano. Anche nella l'artwork di prima aveva il libro in mano. Vuoi vedere che tipo i Toad la trovano con il libro? E pensano che è tipo una profezia. Dobbiamo costruire il castello, è un segno. Potrebbe essere, però fatto sta nel film finale il libro non ce l'hanno messo. È vero, perché? Miyamoto ha detto no. Però tutti gli artwork, cioè questo è già il secondo che ha sempre un libro in mano. Cioè, ecco il terzo. Era proprio pianificatissima questa cosa del libro di Peach, delle fiabe. Sì. Ecco, vedi? Un'altra volta che rompe qualcosa con la sagoma della testa di Mario. Mario. Sì. C'erano queste idee in mente e stavano cercando di capire come realizzarla al meglio. Qual era il momento migliore per usarla, sì. Questo è proprio Mario Kart 8, hanno preso il PNG, l'hanno messo. I pianeti di Galaxy. Questo è nello spazio, questo. Sì. Non serviva fare questa cosa. No, guarda che belli sti ombrelli. No, li voglio avere. Cioè, hanno gli occhi... tipo io ci sa e le nuvole tipo Mario World trasparenti. Guarda che belli. Perché nel Super Nintendo era una particolarità il fatto che potevi mettere, diciamo, delle sprite trasparenti. E usavano proprio queste nuvole come effetto nebbia, tipo nelle case fantasma e in altri livelli, no? E quindi hanno fatto l'ombrello che è trasparente come la sprite delle nuvole effettivamente di Mario World. No, geniale. Questo è bellissimo. 10 out of 10. Poi piangono perché perché piove, capita. Che ti disperi, piove. No. Ah no! C'erano in mente qualche scena con la pioggia e che piangevano. Sì, ma questo ombrello è una gran figata. Che bello che però nell'ombra è pixel art. È vero. C'erano anche in mente questa cosa. Anche la pozzanghera, diciamo, seguendo i mattoni diventa pixel art. Questo è una cosa. Tipo un ingresso di mattoncini. Forma di cuore. Un ingresso. Saranno qualche ingresso forse per il castello di Peach, probabilmente. Sarebbe bello vedere il mega fungo, la tuta rana, il One Piece.
Ok, il Metal Cup, l'Invisible Cup, il Fly Cup, il Cloud Flower e il Fungo Roccia. Anche se questo tutto modello avere 3. Beh, il Metal Cup sì, se mettono la musica. Sì, ci sta. Pam 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 babara pam 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 babara pam pam. Si gira la faccia di Chris Pratt. No! Nipples. Ma stanno ma è sull'acqua. Sì. È una barchetta. Che bello. Carino, eh? Che bello. Mi piace la... Ah, questa carino. Si è ripetuta, questa già l'avevamo vista. Sì, sì, sì. Ah, le rape. Raccolgono le rape, bellissimo Todd vestito da giardiniere. Contadino. La mucca di Mumu Meadows. Sapete la pecora? È quella di Odyssey. La pecora Odyssey, sì, sì. Oppure c'era anche in Mario Golf, me la sto sognando. No, io. La mucca sì. La mucca sì, è quella okay. Di Mumu. No, la pecora era in Mario Golf, no? Ma la Switch. No. E nella story mode, tipo. Ma è comparsa prima in Mario Odyssey. Sì, sì, sì. Bellissima la mucca, l'adoro. Fontana, molto bella, fluttuante. Fluttuante. Altra fontana fluttuante. Con i Todd che sputano acqua, ok. E un pesce smack. Pesce smack per forza, La pianta piragna? O un pesce smack anche di... Perché... No, un pesce smack di spalle. In Mario Bros. 3 c'è il pesce. No, Yoshi's Island c'è il pesce che sputa l'acqua. Vi ricordate il cartone, quello che riprendeva su Mario Bros. 3? Sì. Un altro ingresso. Ah, stanno vedendo l'ingresso del regno del castello. Questo è molto Mario Kart. Con le corone. Il giardino sì, di Peach. Garden. Più o meno. Sì. Ok, altri alberelli. Trovate il parco giochi. Questo qua c'era la bozza prima. Ora la versione colorata fatta bene. I finally found it. Un frame di Mario che prende la stella. Ah, questo è quello di Peach che sarà questo visto. L'abbiamo... Sì, l'abbiamo già visto però in HD. Nintendo Concept Art. Questo è Mario che arriva nei fuochi. Mi sarebbe piaciuto se ci fosse il percorso a terra. Però è bello che il percorso è fatto di mattoncini. Sì, questo era quando ancora non avevano l'idea del castello, diciamo. In verticale, questo diciamo, è molto standard questo qua. In effetti forse è un pochino troppo standard per un film, sai? Non è abbastanza che spettacolare. Poi non capisco perché c'è sempre questa cosa dei Luigi Bros e non i Mario Bros. Avevano questa idea, secondo me. Avevano proprio perché questa idea. Perché in molte occasioni esce sempre Luigi Bros, non Mario Bros. Ma perché onestamente tra i due solo Luigi può gestire il business. Sì, però cioè. Tu chiamando Mario Bros fai reference al cognome e quindi a tutte e due, capisci? Se chiami Luigi Bros è solo Luigi. Questo... Bellissimo, già visto però. Mario, Luigi, Luigi, Luigi. Questo pure già visto ma era diverso. C'è Donkey Kong in più. C'è un po' più di gente, ci sta. Neutra. Non è neutrale, sta sorridendo. Cioè, il neutrale di Mario è questo. Esatto. C'è neutral, poi c'è Come back here, you big monkey. Poi c'è Oh, no. Oh. Poi c'è Afraid. Mamma mia. Più che happy sembra fatto. The princess. lasagna. Comunque happy dovrebbe essere questo. Cioè questo non è neutral. Cioè il neutrale di Mario è allegro, cioè... Sì, happy sembra più drogato. Cosa abbiamo visto questo qua? Aspetta. Piano. Quanta roba di Luigi che ci piano. Sta qua. Allora. No, vabbè, la reference. Come si chiama? Come si chiama, ragazzi? Quel come gioco si chiama? Là, ho capito qual è. Se siete di persone di cultura, ditemi come si chiama. Io l'ho dimenticato, mannaggia a me. Rutto. Ho capito. Si chiama... quello Circuit, aspetta. No, si chiama...
Cap qualcosa. Cap Race? No, com'era? Race qualcosa. È per il Famicom. Ho capito. È soltanto in Giappone per il Famicom questo qua. È Hot Rally. Hot Rally. Mario Hot Rally? Hot Rally 3D, 3D Race qualcosa. Perché era in 3D questo gioco, davvero? Cioè, 3D stereoscopico proprio, che mettevi gli occhiali. C'era l'opzione. Hot Rally, non mi ricordo, mannaggia. Luigi che piange. Luigi è svegliato la mattina. Ancora in pigiama. Luigi si veste mentre si lava i denti. Luigi si pettina i baffi. Mette le scarpe, prende il cappello. E già iniziano i casini. Luigi cavalca Todd, che usa un cannocchiale. L'abbiamo visto nella tier list di tutti i giochi di Mario. Sì, è vero. Sì, sì. È vero, c'era. Bello con la tazza di Luigi. Oh oh. No, qua si è dato un ceffone sulla gamba, tipo uno schiaffo, tipo... Ah, tipo Spongebob e Peppino, quei due là. Ah, quando ridono, sì. Mamma mia. Goti. 3D Hot Rally, se non sbaglio. Sì, mi sa che era quello il nome del gioco, esatto, Chris. Mi fa ridere Luigi che guarda Luigi. Luigi, ispeziona Luigi. La scritta che copre la faccia di Mario, perché non ha rilevanza in questo artwork. Glu, glu. Questo già c'era questo qua, no? Questo è quello che c'è nel Game Watch di Mario, sì, quando sì. Attivi... Sì, tu ce l'hai Game Watch di Mario, sì, no. Com'è che non ce l'hai? Non è mio possesso, però. Bellissimo questi qua di Luigi. Oh. Quando incenerisce Yoshi Sam. Vero. E c'è la musica in sottofondo, è sempre azzeccata. C'è boom boom. Sì, boom boom, sì. Ma boom boom, le spine sul guscio. Sta riprendendo tutto. È lui che ha ripreso il film, capì? In realtà è la che tu che registra tutto quanto. Oh, il pappagallo. No, guarda, c'è il pappagallo, come si chiama? Non mi ricordo il nome, però è quello di Tropical Freeze e Returns. Ok, questo già avevamo visto, questo qua. Questo sì. Carino. Che aggressione. Diddy, ma ti immagini se Diddy era pianificato per essere sempre insieme a Digger? Cioè, guarda la scena. Donkey Kong c'è le mani occupate perché con una tiene il casco di banana e con l'altra mangia, e andando Diddy deve guidare. Sono messi male questi due, E questa è la cazziata che gli ha fatto dopo sta scena qua. Inserire il suono. Ah, bellissimo. Che bene. Mario che si gode del cibo americano. Bello, che base. Bello questo sulla poltrona. Ha due camere. È certo che ne ha due. Uno pulisce, uno fa l'ingrandezza. Questo artwork è stupendo. Questo l'abbiamo già visto. Ma Wario Luigi... Che sono Sgarry di Daisy, visto che abbiamo parlato di plausibile conflitto tra le due principesse? No, Wario e Luigi non ce li vedo sotto. La vedo dura perché dovrebbero già essere nel Regno dei Funghi. Wario e Luigi non li vedo molto che lavorano per, diciamo, una. Si sono alleati molte volte con Bowser, ma si tratta, diciamo, di alleanze momentanee. Cioè, si trovano e dice, vabbè, dai, mettiamoci un obiettivo in comune. Per me Wario e Luigi sono un po' per i fatti loro, perché sono dei tipi un po' strani. Sì, sono, come si dice, improprio. Sì, okay. Sì, ma improprio, no, che hanno un'attività improprio. Improprio tipo...
Be gay, do crimes. Be gay, che? No, è il meme, è il meme. Non penso sia una coppia. No. Sono come una coppia in crimine, come si dice in italiano? Partners in crime. Sì, tipo una cosa così. Gente di malaffare. Ecco, per dirlo in napoletano. Ecco, hai trovato il termine che cercavo, perfetto. No, uno sarebbe Kamek, mentre l'altro è un magikupo normale, sì. Anche se, allora, di Kamek ne esistono diversi, cioè non è un personaggio solo, però mi piace che sia un personaggio solo. Cioè c'è un Kamek soltanto, mi piace questa scelta di fare che Kamek è uno solo, è un Koopa che è particolare, è diverso. Mi piace che sia solo uno perché è anche mentore di Bowser, capì? Quindi mi piace che ce ne sia solo uno, lo preferisco che ce ne sia solo uno. Questo sì, l'abbiamo visto. Anche perché Bowser ci va a letto. Esatto. Questo artwork. I got you, Mario! Ma ah, questo l'abbiamo visto? Non sedere su quel ponte, sappiamo come ti finisce. Ah, questo lo avevamo visto, però era... specchiato. Sì, perché c'erano i credits al centro. Sì. Ah, eccolo qua. Guarda che bella lingua. Devo dire che non mi piace molto questo Boo realistico. Sono... Ma anche quello che si vede nei film fa schifo dire Boo, eh. L'hai visto nel film quanto era brutto? Con Boo devono rifarsi, c'è poco da dire. Il Boo che... cioè, si è visto... l'unico Boo che si è visto è stato Re Boo alla fine del film Matrimonio di Bowser. Ed era orribile rispetto a tutto il resto. Orribile. Spero poi quando fanno quello di Luigi's Mansion si dedicano e quindi fanno... Ma sì, fanno tutto il redesign. Perché non ci siamo. Con i Boo non ci siamo. Mi dispiace, tutto bello, ma con i Boo non ci siamo. Questo è bellissimo. Guarda che c'è pure un po' di peluria. Come le piante effettive, sì. Guarda che bella la pianta piranha. La pianta piranha è stupenda. La pianta piranha è stupenda. Tu sei un cultore di piante piranha, quindi... mi affido alla tua critica. Ma guarda qua. Wario che realizza di non avere più 20 anni. Allora, analizziamo per bene. Oddio, guardiamo tutta la stanza di Mario, vai. Borsa degli attrezzi. È fin qua. Che standard. Sta? Quella è di Luigi comunque, no? Cacciavite a spacco. Seghetto, chiave inglese, questo non capisco cos'è. E tagliapizza da qualche parte ci sarà, no? Questo, sì, sicuramente qua. Poi, questo che cos'è? Boh, qualche tubo. Documenti vari, tasse, IVA. Attrezzi vari. Manometro, lampadina, stereo, Kung Fu Bruce Lee. È un fan di Bruce Lee. E quello è Bruce Lee, proprio questo, il posto di Bruce Lee. Sì. National... Cup. Baseball. Marathon. Molto sportivo Mario, si vede. Aspetta, quell'orso era di un gioco. Sì, non è di... Ice Climber. Sì, appunto. Sì. F-Zero, Excitebike, il calendario. F-Zero, Excitebike, sì. Il casco di... niente, solo un casco da rugby. Number one. Waluigi number one. Dei tubi sotto al letto. La sveglia alle 6. A WWE. Ah, quindi si è appena svegliato Mario, forse. No, questo era sotto la coperta. Sono le 6 del pomeriggio, mi sa, eh? È appena tornato a casa stanco. Bella Stars. La lampada con la fonte però con la fonte di Star Fox, sì. Comunque però bello questo qua col la fine lampada, livello, sì. Mission accomplished. Star Fox palese. Ah, qua dorme Luigi. Ecco perché c'è il microscopio, perché lui quello è un pochettino più, diciamo, erudito. Ha la fotocamera perché è un artista Luigi. Bello che tutta la stanza di Mario poi è un angoletto per Luigi. È vero. Luigi non servono gli spazi, c'ha le sue cose, tranquillo. Guarda Luigi, tutti i panni belli sistemati. Guarda
La macchina no, fotografica. Mare abbonda. Bene, bene. Luigi di cultura, Luigi number one. Guarda che bello sto cadagnaccio. Onestamente sembra un render di Super Smash Bros. Ultimate, tipo, personaggio giocabile, cadagnaccio. New fighter, Change Up. È uguale, l'ha fatta la voce così proprio. Oh, guarda che belli questi. Ma tutti e tre uguali o cambia qualcosa? Ah, cambia il cappello. Cambia il cappello. È un po' il colore. Questo è un po'. Sì. Sì, cambia il cappello. Dire che il terzo è il migliore, secondo me. E questo è quello che hanno arrivato alla fine, mi sa, no? Mi sa di sì. Perché anche... si vedono anche meglio le sopracciglia e l'espressione facciale, sì. Diciamo. Prendi allora la differenza tra questo e questo. È che questo è un po' più basso, questo è un po' più alto, questo c'ha la visiera totalmente differente. Sì, sì, hanno scelto sicuramente quello un po' più alto per sì. Permettere di fare più espressioni col volto, se no non si vede. Questo pennello qua ce l'ho pure io per le sketch. Esiste un pennello per le sketch? Sì. Dai, mi vita una bugia. Questo è un pennello, passo. Bellissimo, questo è bellissimo. Sì, stupendo. È pure questo. Questo c'è, questo con la bandana, solo la bandana è nera. Quello con i guanti mi sarebbe piaciuto pure. Ma mi sa che c'era o no qualche variante? Dopo la pianta piragna è possibilissimo il Chain Chomp. Chissà. Comunque posso dire che questi render qua sono proprio belli, anche a livello pittorico. Guarda qua che bello. Sì, no, sono fatti molto bene, perché devono rendere poi l'idea ai modellatori 3D di cosa fare, sennò. Belli proprio, eh. Ah, ecco, questo è il trono. Che bello. I cranky e le piattaforme fluttuanti. Stupendo. Che bellezza! Mamma mia, sti artwork! Guarda che bella l'illuminazione, guarda Mode che bello cranky messo là! Allora, però posso dire che è estremamente comico questo shot. Perché? Perché, tipo, è lui completamente da solo. Tipo, non c'è nessuno, sono tutti via e lui sta là. A girarsi i pollici, mo che fa? È bellissimo, però, veramente... No, è bello. La faccia di base. Andiamo in ordine. Il dolore è il miglior maestro. Guarda che bello. Artistico. La King Monkey. È bello Bowser, troppo bello. Guardalo che poeta. Ma guarda. È uguale al film questa scena. Guardalo che poeta, guarda. Con quella capigliatura poi. Con lo sguardo poetico. È un artista. Là. Bellissimo. Ma il campo di fiori è davvero spettacolare. Davvero un'immagine spettacolare. Ho sentito suoni di esplosioni. Esplosioni? Fuori no, casa no. Mia. Ah, ok. Vabbè, normale. Lo spero. Ok, poi Giacomo Nero. Questi sono belli sgranatucci questi, Jack Black, Giacomo Nero. Questi sono belli sgranatucci. Comunque sono quelli, diciamo, di quando viaggiano, sì, assieme. Bobon Battlefield, Pesci Smack, quando viene sbalzato in aria col pugno da Donkey Kong, Cat Mario, che sembra screenshot del film per quanto è sgranato. Sì, esatto. Questo è quando stavano sott'acqua. Questo è quando stavano a vedere le montagne. Questo è quando sale la montagna. Questa è la sequenza che scalano. Tutte queste scene sono... Sì. Questa non c'era. Quello è Funky Kong messo dentro un barile immerso nell'acqua. No, che cavolo è? No, è il Koopa Clown che sta scendendo. Okay, sì, okay, no, però questa così forte non me la ricordo. Questa sì. Sì, questa sì. Questa che scendi qua.
C'è l'uma che... moriamo finalmente, yeah. Poi... Perché hanno fatto sta cosa delle Luma Sadi? Questa... sì. Prospettiva un po' diversa, però c'era. Questa sì. Questa sì. Suspense assurda. Sì. Purtroppo sono un po' sgranate, quindi andiamo abbastanza veloci, perché tanto non è che si vede molto. Ah, cioè questa c'è più grande, questa così a gratis. Ah, ci sono più grandi, bene, ok. Erano più grandi dopo. Guarda che bello Luigi qua, col cappello 5 volte più grande. Noi tipo... Yoshi! Yoshi, Yoshi! Non c'era però alla fine Yoshi imprigionato. Kring-ha! Kring-ha! Catman! Eccole qua più grandi. Oh, che bella, ma cioè, guarda che bel design dell'interno. Cioè, che poi cioè, è proprio ispirato alle effettive ville dei castelli, tipo che ne so, in Germania, nel barocco. Spettacolare, spettacolare. Il Luma ce lo devono spiegare meglio, come mai è stato catturato da Bowser. Sì, sì. Cioè, questa qua potrebbe essere la reggia di Versailles, un castello di Re Luigi II di Baviera. Re cioè. Luigi. Non quel Luigi. Ma ti mangi King Luigi così a caso nel sequel? Che sta guardando Mario? 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 Ok. Ah, questo è nel interno pancia di Jabu Jabu. E questo? Giusto. Che bello questo stile, guarda, di maniera così il film di Mario. Bello. Non è male. Sì, sì. Nintendo più Illumination, uguale The Super Mario Bros. Movie. Questo è bello questo qua, È matematica, è matematica. Comunque non c'è più la musica, Si è preso una pausa. Vediamo. Sì, tra 7 minuti ritorna. Dagli un po' di tempo. Va bene. Non lo fare mai più. No, no, la prossima volta non lo faccio. Saperlo prima. Stile DreamWorks. Sembra uno sprite. L'ha spaccato quel mare. È vero. Quello di prima. Sì. Questo qua? Sì. Sì, ci somiglia un po'. Lo stile è quello. Bello. Molto Mario Wonder questa luce verde nel castello di Bowser, devo dire. È vero. Questo è l'ingresso di Mario 3D World del castello. L'hanno usato questo posto quando Luigi è a terra? Sì. Me lo sto sognando. No, io, è quando sì. Si vede in lontananza, quando sta da Bowser, si vede sullo sfondo. Sì. Non proprio così, però... Davvero spettacolare questa illustrazione, eh? Sembra il The Ring. Le gabbie. Anche questa idea della sala piena di gabbie appese, molto figa. Ah, il design della gabbia, chiaramente. Che poi ci passano, Non ho più qualcosa, ma... Sì, ma poi dove vuoi andare? Cioè... Sì, cioè ti butti giù, capi? Non... Cioè, le gabbie non servono per intrappolarti, servono per non farti cadere, è differente la cosa, capito? Sì, infatti, aiutano. Come quella volta che King Koopa legò le persone alle sedie sdraio. ma il castello classico di New Super Mario Bros. Sarebbe bello da proporre. Quale dici? Ah, dici quello di finale livello? Di Bowser, che c'è tipo il grande guscio di Bowser come tetto, tipo? No, non dice Mario World. Ho capito, il DS, quello del DS. Ah, ho capito. Sì, no, per me ci stava tutto, Ah, questo è quello di Peach's Mac? Guarda che bella la Bubumbo con la miccia presa proprio dal PNG. Sì. Lo so che stai giocando a Mario 64, Giuliano, è inutile. No. Ho sentito la zip... Che è aperto. No. Poi Ma dove? Si è sentito tutto. Tutto si è sentito. Penso onestamente che
se devo rispondere alle mie domande di prima, mi sa che proprio il DSi è la console Nintendo mia preferita. Beh. Nintendo DSi. Hai visto qua che bella la miccia? Sembra vera. È vera. L'hanno presa a PNG, l'hanno attaccata. Ah. Ora hai chiuso la zippa del DS. Sì, l'ho rimesso qui dentro nella mia flex, eh? La borsa di Zelda Spirit Rex. Ah, col fuoco e senza fuoco. Giulio, di la verità, lo sapevo, lo sapevate. Guarda qua. Ah, invece come si sta godendo il panorama, il coso, eh? Come si chiama? Marghi Brook. Ah, qua ci sono le impronte. Perché lascia le impronte? No, qualcuno è passato. Loro lasciano le strisce, vedi? Bellissima. C'è un moscerino. Sono sulla... belli che... È bello che nel deserto hanno Mo. Ma questo è il trono di Bowser. Bellissimo. Normale RTX. Questa stessa scena di prima. Ah, questo campo dei fiori. Questi erano vecchi già dell'anno scorso, questi qua. Ah, questo pure? Sì. Anche questo qua? Sì, bellissimo questa illustrazione. Anche questo qua? Questa era liccata, però. Sì. Cioè... Ah, questa sì, questa già c'era. Comunque, diamoci uno sguardo più da vicino. Che mi sa che ha una risoluzione così alta non l'abbiamo avuta. Ci eh? Sono i castelli tipo di metà livello e quelli finali. Sì, di, con tra l'altro anche legati da un percorso come mappa dei mondi, uno stile mappa dei mondi. Le montagne di New Super Mario Bros. U. Sì. Queste qua sono di... Sì, queste qua. Poi c'è il deserto. Castello. Puntino, strada, come sempre. Poi c'è... Yoshi's Island dovrebbe essere questa qua. Che c'ha il vulcano al centro. No, sì, questa c'ha la faccia di Cranky. Ah, sì. Ah, però diciamo... C'è anche le piste. Sì, piste perché Yoshi's Island sta qua, sì. Ok. Ok, qua c'è la murena di... Qua ci sono le Dark Lands. Questo è il castello le dove... Lands Between. C'è un vulcano a gratis. Qua c'è il regno... La Sicilia. Il regno del gelato. Domani ve lo dico, esce Wario World Remake. Magari. Poi questo è Yoshi's Island, molto probabilmente. E assolutamente, basta. Sì. Mario! Ah! Oh, è in pieno HD questo, mi sbaglio. Sì. Cioè, andiamo a passare Wispy Woods sul davanzale. Ecco, se andiamo in ordine, allora iniziamo. Da di qua. Allora. Abbiamo. La spilla di Daccanta sul frigorifero. Ci mancava. Poi. Nintendo proprio la referenza Daccanta, voleva metterla per il forza. Il marchio Nintendo sulla cappa che aspira... Da oggi Nintendo fa anche le cucine, signore e signori. Cook with Nintendo Quality. La mamma di Mario, signore e signori. Il marchio Nintendo. Però sul forno. Mi stupisce che non hanno tipo 50 design della mamma di Mario. Tipo. Sì che ci stanno, perché... però ancora non sono sicuro. Usciti. Ma sa quante questi... forme hanno fatto? Che poi questi non sono tutti gli artwork, eh? Questi sono quelli che sono usciti. Infatti, ma chissà quanta roba ci sta. Cioè, per fare la mamma di Mario, minimo 50 prove. Sicuro. Cioè, deve essere perfetto. Ho uscito First Time e ho detto yes. Ha ricordato cosa è mas. Yes. Il timer di 3D Land, 3D World. Ah, è vero. Poi. Sembrano monetine queste, però non lo so. La tazza di Luigi, Mario e Wario. E Wispy Woods. Eh sì. Comunque mi sa che tra poco devo andare, eh? Aspetta, penso sono quasi finiti, eh? 8 ore per 3 scene. 8 ore. Ma sempre sta pubblicità, fanno? Sono sempre... te lo dico, stiamo perdendo troppo tempo. Tu qua 8 ore per 3 scene ci stai. 8 ore. L'ha detto lei. Va bene. Allora, questo artwork io lo chiamo Mario con le Converse. Perché? È questo.
È semplicemente Mario ma con le Converse. È il cappuccio. Ah, è vero, ha una felpa al posto della maglietta, ci sta. Carino come design. Ah, c'era il pinguino qua. Stanno esorcizzando. Ah, ma quindi vedi, c'avevano qualche idea in mente di fare qualche rito con il pinguino, perché ti ricordi c'era pure quell'altro artwork là che sì, lo... Sì. C'avevano in mente qualcosina di fargli fare. Secondo me Bowser voleva tipo convertirlo al lato scuro, qualcosa del genere. Dopo il tostapane di Xbox la lava su di Nintendo, sì. Esatto. Ecco. Chris Pratt. Questo è molto... Sì, molto Chris Pratt. Sì. Ah, Mario. Questo design non sarei stato molto felice di essere usato nel film finale. Non mi va impazzire. No, perché è troppo magro Mario, capito? Non c'ha quella... No. Wahoo! Gli manca qualcosa. Questo è in HD questo qua pure. No, era già così, era già sicuro? Così. Vabbè, facciamoci un altro si giro. Si vedeva l'Italia. Allora, fiore, fuoco e ghiaccio. Rogio di Mario 64, potrebbe essere sì, potrebbe essere no. Il cloud che è la nuvola di Mario. Dov'è il cloud? Ah, giusto, sì, qua è il cloud. Le casse che sono a forma dei blocchi colpiti. Poi foto di famiglia, molto... La nonna di Mario. Sicuri che viene il professor Strambic travestito? Potrebbe essere. L'Italia. L'angelo. L'angioletto. Sono cristiani. Lo scrigno di Mario 64. Lo switch. La Sicilia. Italia. Baseball. Cioè, per avere un quadro della Sicilia, dai, sono siciliani, sì, ragazzi. Sì, sì. E Porta Sale e Pepe, che sono la montagna di... E poi ti ricordi che c'è la scena eliminata in cui Luigi dice cannoli, eh? Ti ricordi la scena eliminata del film? Poi Mario c'è tipo la barba. No. Sì, c'è cioè tipo, come si chiama? L'ombra della barba. Ah, sì, un pochettino, sì. Poca, però c'è. Non ci sta Mario per me. No? Questo è il bozzetto della sala. Sì, carina. No, col cappello così. No, mi dispiace, no. Non lo so, io sono No, è carino, però no, grazie. Esatto. Ah, ma c'è bello per questo artwork, però sì. Bene che non l'hanno scelto. Altro concept della sala. Ah, questo poi l'avevamo rivisto fatto. Sì. Ah, questo. Bellissimo. Questo mi sembra un po' più in HD di come l'avevamo trovato prima. Mm-mm. Allora. Punch Out Pizza. Questa è la scena iniziale. Luigi. Luigi che si schianta nel frigorifero di brutto, me la sono persa. Che poi è bellissimo perché Mario passa sopra, Luigi apre la porta. No, è Mario che apre la porta a Luigi. No, è Mario che apre la porta a Luigi. Sì, era così. Sì. Però era bello che Mario passava sopra e Luigi apriva la porta. Vedi come loro erano già pensati per il regno dei funghi prima di finirci? Oddio! Comunque la cosa che alla fine arriva al cartello e scende. Sì. C'è la casa a forma di castello, dai. Ah, dai. Ma perché c'è questa cosa di fare? Non ho capito. Questo è già il secondo che vediamo. Yes. Era una gag visiva che avevano in mente per il film, forse. Le automobili. Questo è lo stesso che gli hanno fatto fare il design a Splatoon. Ah, sì, no, ma a Splatoon è ancora peggio, eh. Ah, Splatoon, tu non immagini. Ora poi ti faccio vedere questi camion assurdi dettagliati. Che dici, ma dove? Ah, questo sì. Questo l'avevo già visto, sì. Questo pure. Sì. Questo uno si è incazzato, ha carabocchiato così sul foglio. Hanno preso uno street artist di Brooklyn. lo ritrai questo angoletto. Ah, che bella Brooklyn. Facciamo un po' zoom in, vediamo questa cosa di particolare. Questi sono Mario e Luigi dei Bronx. È vero. Sono un po' tutti Mario e Luigi. Aspetta, finita la musichetta, la rimetto. Ok, dai, ci siamo quasi. Sì, c'è la ruspa. Stiamo finendo. Questo è un altro pazzo psicopatico che hanno fatto. Ah, questo ti ricordi, te l'ha visto già, questo qua? Sì.
Oh, Luigi, Nina, over here. Over there. Ah, questo pure. Luigi, look. Mazza da nei soldi, gist. Ecco, vedi, Luigi Bros Plumbing. Bellissimo. Guarda che bello il graffito. Questo qua? Mm-mm. Ora che ci penso, devono riprendere la ciliegia. Ci sta, ci sta. Quest'altro pazzo psicopatico che ha fatto i bozzetti. Sono davvero spettacolari questi. Io adoro questi bozzetti di Brooklyn. Sono proprio... Ci vorrei andare a Brooklyn. Non ci sono Mario e Luigi, però, Spoiler. Allora non ne vale tanto la pena se non ci sono. Grocery. Brooklyn, cosa? Brooklyn, cosa? A Donklin. Io tra poco vado a cenare, finisco di vedere tutto quanto e poi vado. Yes. Okay, questi... Ecco, vedi qua, un'altra volta il muro rotto. Cioè, lo dovevano fare, in un modo o nell'altro lo dovevano fare. Lo dovevano fare per forza. Ecco, hanno fatto i film solo per fare quello. Sì. Super Mario Bros. Plumbing, ecco qua. Questo è il design quasi finale, perché alla fine 8-bit non aveva molto senso, perché il gioco di Mario doveva ancora uscire. Ecco, poi vedi che c'era tipo questa armeria, che c'era la tuta rana, la tuta tanuki, le poi Toadette, Peach e compagnia bella. Sarebbe stato carino come cosa. A skate park dei pinguini, mio Dio, che cosa carina, che cosa geniale. Qua Mario, quando si è infiltrato, è caduto nel meeting che c'era Mastro Toad, appunto. C'era poi Bowser. A Peach compare il punto esclamativo twin. Vedi che qua c'è proprio la mappa di Mario World, proprio presa e messa, copia incollata per placeholder praticamente. Sì, questo cos'è? Ah, le reference che... Ah sì, esatto, Mario Maker 2 ovviamente. Ah, certo, vabbè, sì, vabbè. Sì, ma le conosciamo, non c'era bisogno che ce le... che spettacolo è davvero il castello di Re Luigi II di Baviera. Re Luigi. Ciao Simo Zelda, ribentornato. Simo of Zeruda. Ah, questi sono gli stessi, solo spezzettati singolarmente, un po' più in HD. Questo è sfocatissimo. Davvero, questo artwork, ti giuro, se lo trovo in Ultra HD me lo metterei tipo su una parete, in un bellissimo quadro, sì. Sai, che figata. Ah, guarda questo qua. Questa è la thumbnail che ho usato io per le mie analisi tempo fa. Anche io ho usato la stessa, solo flippato. Perché è bellissimo, perché è bellissimo. Ten you. Allora, ci sono i quadri di Punch Out. Da Kant erano pure decisi che devono metterlo per forza. Sì. Donkey Kong, Pizzaiolo. Che bellezza. Queste qua sono uscite anche l'anno scorso. Sì, queste qua pure si sì, stiamo solo riguardando. Sì. Ma perciò ho detto, siamo arrivati alla fine. Perché stanno. È ispirata proprio alla posa dell'amiibo di Mario. Ok. Questo design per me è un nonno. Troppo alto, Mario. Questo qua ha fatto, diciamo, lo stile pixel art. Per però. Me è un no, anche perché sì. La barba non mi piace. Ma perché gli avevo in mente di fare sta roba col... Sono due volte che vediamo il Calamaco così, in questa esplosione di... C'è anche Mario. Guarda, secondo me aspetta, tipo creano... Ma è Toad, Mario... Sì. Il Calamaro, sì. Il Twomp... Il fungo, la stella. Guarda, secondo me si crea un varco assurdo. Bam, crossover con Splatoon. No. Questa qua, vedi? Cioè, perché sta cosa? Secondo me ci sarà tipo una scena post-credit con Wario e Luigi che vanno in qualche tempio sotto Marino con le tute da sub, tipo. E risvegliano qualche entità malvagia, assurda. Vedi, c'è questa cosa, questi tubi tutti, non lo so, l'evoluzione di Mario. Tru, tru, tru. Ah, questo era l'altro della stanza di Mario, questo è uscito già l'anno scorso, questo qua. Sì, ma non è reference, già, no, già cosa. Questo qua sì, è già, sì, sì. Comunque Luigi sembra un angolettino, Mario c'è tutto qua. Bellissima stanza comunque, devo dire, il design della stanza è davvero carino, ma molto carino, proprio geniale. Eccolo qua. Esatto, oh my god! Wow!
Cioè, se mettono quella voice clip, vince l'Oscar. Guarda, c'è la livella qua. Transform Optimus Prime. Di notte. È Luigi che faccio, ne spegne quella luce. Luigi, sto giocando, non mi disturba. Esatto. Ah, questo sì, è le reference che c'erano in... Vabbè, non è che Large e Medium è una reference a Mario e Luigi, però, eh. È cioè... Mario, Luigi, Mario e Saro. Spike. Ah, giusto. Luigi, Mario e Spike. Cos'è, bozzetto? Questo, eh? Questo è già visto. Questi sono le concept per gli alberi di... Scusa. Che... Tu stai streamando il computer oppure una schermata precisa? Computer, perché? Vai, allora, vai a destra. Metti l'albero. Vai su Google e scrivi Sleepy Hollow Tree. Sleepy Hollow Tree. Aspetta. Dov'è? Okay. Se stai scrivendo non lo vedo, eh. Sì, aspetta. Oppla. Ecco qua, l'immagine è lo stesso albero di Sleepy Hollow. Sì, questo qua. Sì, ti giuro, è Luigi uguale. Che arriva all'albero di Sleepy Hollow. Sì. Finito in Barton, il Cavaliere senza testa. Sì, uguale. Che poi si mette la zucca apposta alla testa, l'hai visto quel film? Sì, sì. È uguale, sì. È uguale, è sì. Proprio sì, referenza sì. A Sleepy Hollow. Sì. Sì. Ma avranno guardato alberi tetri, quindi... Ma l'ispirazione Sleepy Mario. Hollow non me l'aspetta. Mario! Questo sembra Luigi del Super Show. È vero! Mario! Where the fuck am I? Oh, fuck, Luigi! Particolare questo, eh? Sì... Mario, bello, mi piace. Grazie tu, io me ne vado. Molto bella, guarda che belle le bombe con i denti. Sì, ma tutti quanti sono così. Il Boo, il Marghibrugo. Particolare questo stile, mi piace, interessante. Industriale di che cos'è, no? Tipo tutto... questo è quello quando avevano intenzione di farlo col vulcano. Sì. Sembrava Nightmare Before Christmas, sì, ma perché Sleepy Hollow l'ha fatto Tim Burton, chiaramente. Sì, lo stile è quello là. Guarda che bello questa, la Rainbow Road a quadratini. Non mi sarebbe dispiaciuto se avrebbero messo questa scelta di... Allora, se quella della pista io non la voglio mai più fare, cioè, Mario Kart è un inferno. Cioè... Guarda che belle le piante piragne che guidano a tre. Con gli occhiali. Sì. Ma quella scena... No, quella scena... Ma quello è capolavoro. Allora, tu ce l'hai i file, no? Sì. Mandami quella scena, la ridoppio con gli effetti sonori e metto come shorts. Come shorts? Sì, fammelo fare, ti prego. Anche non so se poi ti banna, non è? No, mi faccio bannare, mi importa. Ecco qua, questo è il regno, eh? Oh, Luigi! Bellissimo. Oh, Luigi! Mario! Luigi! Belli questi, questo è proprio belli questi. C'è sempre il suo tartosso dietro l'albero, lo stesso. Sì. Spettacolare, onestamente spettacolare. Ah, sono finiti. Oh, abbiamo finito con un artwork spettacolare, anche se quello di prima compete bene. Sì. Lasciamo questo. Ok. Erano questi qua. Tanta roba, ragazzi, tantissima roba. Quanto è durato questo stream? Allora, te lo dico subito, è durato 3 ore e 34 minuti. Oh mio Dio. E questo è, quanti artwork erano? 320.
320, pensavo tipo 100, 320. 320 artwork. Vabbè, diciamo, ci sono un paio di doppioni, quindi facciamo 300, dai. Facciamo 300, ma comunque un fracchio di roba. Però è servito, è servito. No, davvero interessante, davvero bello, davvero, davvero bello, davvero bello, davvero bello. Abbiamo visto delle cose molto interessanti, cose molto interessanti. Sì, delle cose che non mi aspettavo di vedere. Soprattutto Kirul. Non me lo so. Chi ha fatto questo wallpaper? Non lo so, l'ho preso su, su Google, scritto Mario Movie Wallpaper. Ma sì, wallpaper. Un collage. È il primo che mi è uscito, l'avevo preso. Sì, 320 tanta roba, sì, assolutamente, un sacco di roba. Mm-mm. E niente, signori, spero che questa live vi sia piaciuta, soprattutto perché è stata in verticale. Questa è la prima live in verticale che abbiamo fatto, è stato il primo podcast baffuto dell'anno. Esatto, si parte in quarta, si parte in quarta. Presupponendo che quest'anno venga mostrata la Switch a touch, è probabile. Per chi non sapesse, il fatto è che potrebbe chiamarsi davvero così, ragazzi, non scherziamo, ne abbiamo inventato noi. Robe che potrebbero riprendere anche nel 2, sì. Gio, ti ricordi il Peaches Rickroll? Sì. Ecco, quindi presupponendo che Nintendo possa mostrare il sequel della console, è probabile che ci siano un podcast dedicato poi alla nuova console di Nintendo, quello è molto probabile. Esatto. Comunque, c'è altro da dire? Ah, comunque nella live ho detto c'è stato un picco, mi sa, di 100 spettatori, così poi è sceso, poi è risalito, poi è sceso, poi è risalito. Davvero un picco, cioè spaventoso, cioè davvero... Eh sì, perché... Ma penso che perché siamo nel feed praticamente, no? Sì, queste finiscono nel feed dei shorts, quindi capitano che scorrono e quindi uno rimane un po' a guardare, picco poi... Però la mia domanda è questa, voi avete aperto la live, diciamo, non dal feed, suppongo, ma dal motore di ricerca, no? Ma una volta che apri la live... Tu finisci negli shorts, cioè se tu ora stai guardando la live, se voi scrollate giù, finite. Ci sono altre live, se scorro giù trovo altre live. Ah, ok, questa cosa non mi fa proprio impazzire. Perché? Chi viene qua resta qua, non se ne può andare, incatenato. Ok. Bene, signori, quindi spero che questa live vi sia piaciuta, grazie mille per essere stati qua. Per chi se l'ha recuperata dopo, grazie mille per aver recuperato la live indifferita. E niente, se vi siete persi qualcosa, se per caso siete arrivati ora o avete visto a metà, vi consiglio di recuperarla tutta quanta per intero, perché ci sono sempre cose molto particolari. Di carne a fuoco ce ne sta soprattutto tanto. Uno storyboard pazzesco che l'avrei voluto nel film. Sì, quello sì, è proprio sì, un sì, capolavoro sì. Meraviglioso. Quindi niente, signori, grazie mille a tutti, grazie a Gabri Marinette, Bocchi de Nick, Critz e compagnia bella. Noi ci vediamo alla prossima live, che sia in verticale o in orizzontale. Bye bye. Esatto. Ciao ragazzi, alla prossima. Bye bye, bye bye. And you will get slim. You know it, baby. Turning heads on the single scene. You'll benefit this king or queen. Your majesty. Now it's time to get on the floor. Then dance and dance and dance some more. Show them all how you get it done. With moves as hard as the sun. Getting fit and forgetting. Your desire, get down before until you catch fire. Dancing takes the soul and makes you feel alive. Shakes up your body, high five. Don't stop, show all your fine moves. I the music way deep to the fine cruise. Dancing's cheat, life is bluff. Off at the top, way walk to walk. The beat stops and you're in motion. That's dressed from you like a potion. There's no stopping you now. Boogie body, rhythm and magic dancing turn. High grade proportion, nice leg then die. Once you start, you never wanna stop. Makes your
will get slim. You know it, baby. Turning heads on the single scene. You'll benefit this king or queen. Your Majesty. Now it's time to get on the floor. The dancing.